Pizza e Cinema, il podcast in cui, mentre aspettiamo la pizza, parliamo di cinema e serie TV. Benvenuti, questo è Pizza e Cinema, il podcast. Pizza e pezzetti e cinema, perché chi ha sentito il podcast adesso non ha sentito il pre, quindi non capisce la gag. Dove parliamo di cinema e serie TV mentre aspettiamo la pizza. Quindi, come sempre, di consueto, ordino io oggi, così arriva. Comunque lo sai che è successo che per tre volte degli utenti ce l'hanno mandata loro. Basta, per favore, oggi, che abbiamo una linea da mantenere. Per oggi basta, vogliamo riprovare a riordinarla noi e vedere se arriva in tempo. Quindi è perché non so perché. Guarda come diventa una cosa che fanno a sfregio. Sì. Mandarci la pizza apposta. Mentre Marco ordina la pizza, noi introduciamo i nostri ospiti di oggi, che sono Francesco Alò e Eva Carducci. Mauro, presentaci i nostri ospiti. Io ho detto solo i nomi. Vai, la palla. Vai, di qualcosa anche te, che devo dire tutto io in questo format. Vabbè, ma tu quello che fa le introduzioni. E oggi le fai te. Ho ordinato la pizza, ordinato. Quindi presento allora, io. Vabbè, Francesca Lò ormai è di casa. Presentarlo, ormai lo conoscete tutti quanti. Critico cinematografico. Critico e cinematografico. lavora per Bad Taste. Insomma, scrive per un sacco di testate. Ragazzi, l'abbiamo avuto sempre qui ospite, sappiamo chi è. Eva invece è nuova, quindi è più interessante. E scrive per Vanity Fair, Cosmopolitan, insomma, Il Messaggero. Sono loro qui perché ne sanno di cinema, a differenza nostra. Quindi, visto che si parla di critica cinematografica e di cinema, abbiamo pensato, invitiamo qualcuno che ne sa veramente, piuttosto che far fare finta noi che siamo dei falliti. Esatto. Quindi, benvenuti ragazzi, grazie mille per essere venuti ospiti qui con noi. Buon pomeriggio. Come sempre, prima di iniziare, poi entriamo nel vivo, perché così iniziamo a capire che cosa vuol dire scrivere di cinema, che cosa vuol dire poi recensire un film, ad esempio, come ci si diventa anche, parliamo dei nostri oggetti, perché ogni volta, voi ormai lo sapete, ognuno di noi porta un oggetto, che è quella cosa che gli viene in mente quando ti viene detto il tema della puntata, e a fine puntata facciamo sempre un sondaggio dove voi votate l'oggetto che preferite, quello che secondo voi rappresenta al meglio la tematica in discussione, e l'oggetto che vince resta nella nostra scenografia. Ormai si stanno accumulando i vari oggetti, mappe del tesoro, bacchette magiche, materiali strani tipo neoprene, specchietti, vari, il numero uno di Spider-Man, insomma varie cose. Quindi voi state creando la nostra scenografia, e quindi iniziamo da Mauro. Mauro, qual è l'oggetto che hai portato oggi quando ti abbiamo detto parleremo di critica cinematografica? Allora, io sono stato boicottato. Perché? Perché avevo scelto un ottimo oggetto, mi piaceva molto, ma mi piaceva tanto, ero quantomeno estremamente convinto. Lasceremo giudicare i critici poi. Io avevo scelto un pomodoro. Perché? Perché i pomodori sono non solo quelli che si lanciano a teatro quando qualcosa non ti piace, ma sono diventati anche un po' il simbolo di uno degli aggregatori di recensioni più famosi del momento, ovvero Rotten Tomatoes, che tra l'altro appunto... Pomodori marci proprio per quello. Il problema è che qualcuno di origini partenopee si è dimenticato di portare... Ha rubato i pomodori, quindi... Però io hai sostituito. Sono andato nella dispensa di Slim Dogs e scusatemi, devo allontanare... Addirittura? Scusate. Che sta facendo? Voi non vedete, ma la situazione era molto ridicola. Ho trovato la passata della passata di pomodori, quindi per oggi ci facciamo andare. Quindi il pomodoro come per parlare di come immagine di Rotten Tomatoes, sì, che ormai come, è uno come immagine anche, ripeto, dell'espressione popolare, okay, della critica che prende e lancia i pomodori sul palco. Chiediamo ai nostri ospiti. Francesco, qual è l'oggetto invece che tu hai portato? Ladies first, prima Eva. Ah, ok, pensavo Scioli. Ma in realtà il mio è molto triste. No, il mio è molto triste, però è l'unica, cioè è un pezzo di carta con la penna, ma semplicemente perché facendo questo lavoro l'unico posto dove scrivo ancora su carta e penna è al cinema, cioè guardando i film. Quindi ormai utilizzo il cellulare per qualsiasi cosa. In sala noi scriviamo, chi scrive meglio di tutti ve lo posso dire è Alò, perché riesce a scrivere in maniera perfetta al buio. Ma infatti quello mi chiedo, come fate al buio? Io c'ho i geroglifici, però è divertente perché poi alla fine quando devo, insomma, prepararmi sul film, devo rileggere quello che ho scritto
e capire, interpretarlo. Però è l'unico posto alla sala in cui torno a scrivere su carta e penna. Quindi da un certo punto di vista è nostalgico, anche se poi l'oggetto di per sé non ha... non è figo quanto la passata di pomodoro. Certo, grande oggetto, ma, grande creatività. Invece Francesco, cos'è? Un euro. Cioè? È quanto viene pagato per distruggere i film. No. Diciamo una sineddoche anche, cioè il simbolo, il denaro, viene pagato il critico, quanto viene pagato? Ho preso un'unità di misura convenzionale, che però somiglia molto a quanto veniamo pagati oggi, pragmaticamente, e per riflettere sul concetto di lavoro e di retribuzione. Beh, ok, fico. Ammazza. Francesco, da questo livello altissimo ed incredibile di profondità a chiudere. C'è il mio oggetto che terrà il livello sicuramente di profondità filosofico e diciamo, economico-sociale di Francesca Lo. Che non ha neanche avuto modo di stampare. No, perché se poi vince lo stampa, altrimenti non ho avuto carta. Che è questo. Cos'è? Che vuol dire? Il critico di Ratatouille. Quando mi hanno detto, senti, ma la prima cosa che ti viene in mente quando pensi alla critica, il critico di Ratatouille. Il critico di Ratatouille. Tra l'altro, la dice lunghissima sulla tua opinione dei critici. Io tendenzialmente lo dirò, magari ho sbagliato dirlo, ma quando mi hanno detto cosa ti viene in mente quando pensi alla critica, tendenzialmente mi vengono in mente cose negative. No, sono abituato a pensare ai critici come quelli che devastano le cose. Ragazzi, che ne so, io sono ignorante a questo punto di vista, lo sapete. Siamo qui apposta per farmi cambiare idea. Ma infatti, proprio perché tu sei ignorante a questo punto, iniziamo col chiedere. Ma io, tu non hai portato niente. Io non c'ho niente. Abbiamo detto famo i vaghi. Tu vai a mettere il dito nella piaga e bevete poi pomodoro. Oggi, però. Ragazzi, vabbè. Oggi non siete pessimi. Siamo pessimi. No, entriamo nel vivo della discussione. Sfruttiamo l'ignoranza di Marco a questo punto. Perché allora, iniziamo col chiedere. Che voglio chiedere ad Eva. Una domanda facile, una cosa fa. Come si diventa oggi critici cinematografici? Si studia, è una cosa che io ultimamente sto riscontrando, io da boomer, millennial, sono approdata su TikTok e leggo che tantissimi ragazzi vogliono in realtà fare questo lavoro, ma si pensano che caspita davvero, cioè nel senso come si fa? Si studia, devi studiare, devi avere comunque le basi, cioè, soprattutto a livello cinematografico, no? Della storia del cinema, poi... Insomma, ci sono vari corsi al riguardo, ma non è solamente quello, è anche la proprietà di linguaggio, devi comunque capire anche l'outlet dove andrai poi a fare la critica, perché un conto se scrivi sulla carta stampata, un conto se scrivi su un magazine, un conto se scrivi online, un conto se fai la critica sui social, ci sono diverse tipologie di linguaggio. Io vengo dalla comunicazione e quindi ho studiato comunicazione, per me principalmente... Sono partita da quello e poi ho approfondito sul cinema. Quindi sì, alla base non c'è una via di fuga o altro, bisogna studiare. Tu che percorso hai fatto, quindi? Io ho fatto, in realtà era un ibrido, nel senso che ho fatto scienze della comunicazione, editoria e giornalismo, ma a metà della laurea era tutto cinema, cioè era il vecchio dance. Quindi ho fuso due realtà e poi l'importante almeno... Poi ne facciamo due tipologie, poi lo racconterà anche Francesco, critica totalmente diverse, no? Da un certo punto di vista. Diciamo che bisogna anche aggiornarsi tantissimo, secondo me. Cioè, ogni volta che appunto esce una piattaforma nuova oppure arriva una nuova generazione che si approccia al cinema, devi anche capire se puoi parlare a loro o parlare a quelli della tua età o quelli più grandi. Poi ovviamente ci sono dei concetti che sono universali. Non è quello. Oh, a proposito di più io grandi... Io guardo molto sulla... No, sì. Vai. Non volevo dire, no, che allora è giovane, fa finta di essere vecchio. Noi lo chiamiamo nonno Alò, ma in realtà è un pischello dentro. Invece tu, Francesco, ride. Come ti sei avvicinato a questo mondo? Cioè, tu proprio volevi fare questo da sempre? Sì. Ok. Mi ci sono avvicinato grazie alla presenza di un papà giornalista, che è un giornalista economico, però comunque vada, c'erano tutti questi giornali a casa e c'era questo ascoltare l'idea dello scrivere, dei giornali, di fare questo mestiere. E poi
E poi nasce dall'amore per il cinema e dalla capacità e dal sapere che c'era un settore del giornalismo collegato al cinema che vedeva questa figura così buffa che è quella del critico, che all'epoca però era molto, proprio sto parlando del Medioevo, era proprio era più solida rispetto a oggi. E quindi leggevo i critici sui giornali, sulle riviste, li vedevo in televisione e poi, come dice giustamente Eva, avevo voglia di fare anch'io questa cosa, e non sapendo bene come, quando e perché, e poi è arrivata la storia, e cioè questa opportunità di lavorare dentro il web, quando il web nasce nel mio paese e nel mondo. E questo mi ha aiutato a cominciare a fare il critico. Ho studiato da critico in una università, se lei ha fatto il DAMS, diciamo il mio è quello proprio ancestrale, quando c'era solo il DAMS a Bologna, non c'era nessun altro distaccamento del DAMS in nessuna altra parte d'Italia. Poi poco dopo ci sono stati, però 2 o 3 anni dopo, quando cominciai io, e quindi andai a Bologna, meno male, perché sono andato anche a vivere in un'altra città, che mi sono divertito molto, e poi da lì è partita questa folle avventura. Io faccio subito una, come dire, una piccola coltellatina. Falla. Non parole metaforica, mie, non parole mie, però voglio dare voce ad una cosa che si dice spesso, no? Che spesso si dice che il critico, se lo si vuole, come dire, se lo si vuole insultare. No, vuoi dire quella cosa? Io lo volevo dire dopo, considera. Però no, proprio perché entrambi hanno parlato del fatto che loro entrambi nascono come critici. Come gli arbitri di calcio. Come gli arbitri di calcio. Lo so, esatto, la stessa cosa. Come critici, mentre spesso chi vuole male i critici dice che chi fa il critico è chi non ce l'ha fatta a fare magari i film. Quindi nel caso del i film, nel caso della critica cinematografica. Voi, come ovviamente, come voi siete dei falliti, no? Nel senso che magari sono quelle cose, dice, io guarda, sono un pezzente, ma non no, un fallito, però, sono due pezzenti. L'avevamo già no, detto, però quello che volevo chiedervi io è: sai, delle volte dice, no, ok, sì, i cattivi critici magari sono così, oppure non lo so, insomma, cosa ne pensate voi di questa cosa? Ma io credo che posso. La prima cosa, ovviamente, ha un'accezione negativa il fatto che si chiami critica, no? Perché sì, sembra veramente, se uno la intende solamente su critica, oh mio Dio, allora devo criticare il film in negativo. In realtà quello che facciamo noi, che poi parlando appunto di quello che stava raccontando Francesco, io mi ricordo il momento che ho deciso di farlo, quando sono arrivata all'università e a me Moulin Rouge non piaceva, l'avevo visto al cinema, ho detto ma perché, ma non mi piace sto film. E invece poi ho fatto la prima lezione di comunicazione multimediale, che è la materia in cui poi mi sono laureata, in cui il professore mi ha letteralmente descritto pezzo per pezzo il film, la scena, ha spiegato il ritorno. Io avevo fatto lo scientifico, vi dico solo questo, quindi cioè comunque non avevo studiato storia del cinema prima di allora, lo conoscevo ma in maniera sommaria. Tutto il cinema delle origini me li è, e io le ho capite, aspetta, io voglio fare questo, perché sicuramente c'è anche qualcun altro che magari un film non l'ha capito perché non ha la base, perché non ha gli strumenti per poter comprendere. Quello che dobbiamo fare noi come critici è quello, cioè in qualche modo analizzare il film e dare l'opportunità allo spettatore di ampliare la visione, che può essere limitata su una cosa o altro. Quindi da quel punto di vista, secondo me, dobbiamo partire da quello, cioè la critica non è in negativo. Poi noi abbiamo scelto entrambi di farlo, non abbiamo, cioè io personalmente non vorrei stare dall'altro lato, mi piace il lato dove sto, tra critica e interviste, e quindi no, se uno si sente un fallito quello è un altro discorso. Sì, dici, quella è una cosa che non si può risolvere. Tecnicamente, cioè non è, no, però capisco che c'è questo mito, no, che chi sta da questo lato dove stiamo noi è perché non ce l'ha fatta, non ha sfondato e quindi sfoga la sua frustrazione, la sua rabbia nelle recensioni, però personalmente credo non sia il caso di nessuno dei due qui presenti. Parlo anche a nome di Alò, ti difendo Alò, dai, anche se non hai bisogno di difesa. Io purtroppo, perché lui lo dice, quindi io ho fatto un cortometraggio con Edoardo Leo protagonista. Ah, ti giuro, non era anche molto, non l'ho finito, non me lo ricordavo, sì, ma non lo si... adesso lo dici, no, lo sto ricordando. No, lui lo dice perché è pessimo. Peraltro non lo finì, lui era entusiasta della sceneggiatura, e ci eravamo appena conosciuti durante il servizio civile.
non lo finì perché non perché mi resi conto proprio di non capirci un cazzo proprio di quella roba là e soprattutto non mi piaceva, mentre mi piaceva molto parlare di cinema, vedere film, chiacchierare, litigare, discutere, studiare, come diceva. E quindi io c'ho la coscienza a posto perché diciamo una e quando ho avuto la fortuna di vedere gente come Mauro Zingarelli all'Opera, perché ho avuto l'onore di lavorare in una scuola di cinema dove Mauro è venuto a studiare regia, ancora di più, che è il motivo per cui io amo molto i creativi e non ho nessun tipo di problema psicologico dentro di me, ho una, Mauro lo sa, ho un amore tale per il creatore del prodotto audiovisivo, che sia John Landis, che sia Mauro Zingarelli, che sia Marco Cioni, ho un rispetto, più che amore, ho un rispetto tale che io lo so, ma poi viene fuori anche attraverso il mio lavoro, anche se a volte posso essere burbero o duro, però infatti il critico è l'amore. Egon è interessante che Marco lo abbia citato, perché intanto perché pochissimi hanno raccontato la figura del critico sintetizzandola così bene come è successo con Ratatouille. E Marco lo ricorda perché è una figura raccontata in questa chiave un po' demagogica, un po' banale, di vampiro, di uomo delle tenebre, quando invece io è una vita che mi sento di... Però ha ragione, hanno ragione, perché il luogo comune è corretto, perché se c'è una cosa che mi diverte da morire, che mi sento dire da quando faccio il critico, è che lo sai che sei simpatico per essere un critico cinematografico. Me la sento dire questa cosa da così tanti anni che dico, ma certo, giusto. Allora, è colpa di tanti miei colleghi che hanno presentato questa professione con snobismo, con, con mancanza di amore, perché in realtà è solo amore. Quindi noi non siamo degli stroncatori, noi siamo degli esegeti, noi siamo degli studiosi che amano questa roba qua e amano parlarne. Tutto qui. Però, infatti non capisco come tutta la violenza. Infatti noi facciamo una lotta da questo punto di vista, e allora tu sei stato il primo a farla, e non ti sto dicendo perché sei più grande o altro, non è perché per quello, però no. Sei stato proprio, cioè io quando ho iniziato ho detto io non posso. Sì, no, ti pare che mi fa un complimento. Io non voglio essere... No, fai io l'ho fatto, poi bravissimo, non riesce più a fare... Vecchio, ma bravissimo. Poi non riesce, guarda, poi non riesce a fare la live se mi faccio un complimento, perché sono 12 anni, stavamo dicendo che ci conosciamo, non mi ho mai fatto i complimenti, non è vero. Però comunque, quello che vogliamo fare noi è proprio quello. Perché anche io quando mi sono andata a Puglia ridevo, perché dicevo, quello è quello che non voglio essere, cioè il critico, quello dentro, marcio, proprio morto, che non ha amore, che è quello che dici tu. In realtà noi... Voi non uscite mai con noi, ma se, cioè, noi parliamo solo di cinema, non facciamo altro che parlare di cinema continuamente, perché è comunque una cosa che ci piace e che cerchiamo di... l'abbiamo resa il nostro lavoro, però ecco, non è che stacchiamo dal computer e poi basta, non parliamo più o siamo di San... Andate in un angolino buio a incazzarvi. È molto... Un angolino buio lì. No. È molto poetico quello che scrive in chat, Mood to Moon. Dice, ognuno ha la sua luce, c'è chi si accende con la teoria e chi risplende con la pratica. Wow. Beh, bello, io dai. Volevo, però io volevo andare un po' più al sodo. Volevo chiedere... Prima di andare, una cosa piccolissima, poi ti faccio dire questa cosa. Solo una questione. Io lo dico dall'altro lato, ovvero... dal lato del regista, del creativo, soprattutto nei registi, il luogo comune invece è che i registi siano un po' tutti dei megalomani. Però questa questione perché è così? Perché di fatto per fare un film c'hai 60 persone, 100 faccio, persone... Premo. No, 100 persone che È un po' una cazzata. No, però c'è questa idea di Kubrick, no? Ma l'idea è giusta, però. Esatto, quel concetto del regista che è un po' un despota, perché il tipo di lavoro che fa lo porta ad essere un po' così. Perché secondo voi c'è questo luogo comune del critico, cioè quello di Ratatouille, quello un po' incazzato, quello che è un po' rancoroso, quello che ci gode un po' a stroncare? Come diceva Francesco, forse perché qualcuno l'ha fatto così nel tempo addietro. Qualcuno lo ha fatto così per troppi anni. Basterebbe anche semplicemente avere senso dell'umorismo. E invece questa idea
del censore, del professore che ti mette il voto, ci hanno anche fornito di strumenti un po' antipatici, diciamo la verità, perché il voto è pesante. Beh, a me Fausto Brizzi me lo raccontò, poi una settimana dopo è successo il panico, ma fu molto interessante il confronto con Fausto quando venne a casa mia, perché proprio dice: noi vi vediamo così, loro ci sentono molto a noi. Guardate, è molto interessante questo, hanno Sergio Leone, tutte le cose cattive che dicono di noi denotano una grande fragilità psicologica, perché noi siamo dei pezzenti, io proprio il peggio del peggio. Siamo sempre meno pagati, eppure io mi considero un loser totale, eppure per loro invece abbiamo un grande potere, è tutto molto squilibrato, infatti dobbiamo parlarci di più. Io ogni volta che li incontro gli racconto la mia vita di merda e gli dico: guarda, ma tu, noi dobbiamo parlarci di più. E loro rimangono colpiti, perché invece abbiamo un ruolo. Ragazzi, non è colpa di nessuno, ormai è questo gioco, ci leggono sul giornale, li stronchiamo, li facciamo una cosa media, facciamo una cosa positiva, li esaltiamo, abbiamo un'importanza nella loro vita che a me fa ridere, mi fa ridere considerato quanto sono sfigato, e quindi questo rapporto, perché evidentemente loro ci vedono come i vidimatori di una sorta di legittima, di certificato che loro hanno, il voto come a scuola, il professore, che effettivamente poi porta a odiare il professore, come tutti abbiamo odiato il professore. Allora, questo ruolo è così, è dipinto così, come mi disegnano così, come direbbe Jessica Rabbit, e da qui arriviamo a Egon. Poi alcuni... Però io voglio spezzare una lancia a favore del luogo comune. Se c'è una cosa che ho ravvisato nel corso degli anni che dà ragione al luogo comune è la mancanza di amore per il cinema e questa sorta anche di odio, io l'ho visto nei miei colleghi, di sana e proprio piena antipatia, anche Eva può commentare, di antipatia nei confronti dei registi. Io li amo. Ma sai una cosa? Lo sai una cosa che mi sconvolge? Io pensavo fosse la generazione avanti alla nostra, in realtà sono le generazioni dopo la nostra che sono ancora peggio da questo punto di vista, perché c'è un po' la regola del per farmi notare mi si nota di più se critico e distruggo qualsiasi cosa oppure se faccio una critica onesta e rispetto, no, l'opera di partenza che sarebbe insomma il lavoro di tutti, cioè ogni volta quando devi distruggere un film, anche se è brutto, no? Tu ci pensi, questi ci hanno lavorato 9 mesi, un anno, tantissime persone, cioè io mi sento anche responsabile da quel punto di vista, no? Se faccio una critica cerco sempre di dare delle motivazioni più che va, cioè almeno ci provo, ma infatti... non solo perché sono frustrata e devo... Il problema sono le nuove generazioni, però, che per emergere diventano degli... Cioè, io ho letto delle cose che tu dici, vabbè, ma perché? Che non stanno neanche in cielo e in terra, ma anche io, in maniera totalmente diversa. Io consiglio anch'io a tutti quanti... È proprio frustrazione in alcune cose, in alcuni casi. Io ero così, consiglio a tutti quanti quelli che si divertono con queste cose di cercare su Facebook una pagina che si chiama Il Cinefino nell'era dell'internet, che pubblica tutti i screen di persone che parlano di cinema in questa maniera estremamente presuntuosa che mi fa riderissimo. Comunque, Adriano, visto che stiamo parlando appunto di critica, vogliamo analizzare qual è poi lo strumento principe che utilizza il critico, che oltre a essere il taccuino e la penna, come diceva Eva, ma poi è la recensione, no? La recensione è... tutti ormai abbiamo letto recensioni di tutti i tipi, su 3000 tipi di portali diversi, dell'amico, dello zio, dell'esperto, del cugino, video recensione, eccetera, eccetera. E allora voglio chiedere a tutte e due, perché immagino non ci sarà, o magari c'è, non lo so, però immagino non ci sarà il modo, solo quello, per fare una recensione. Quindi, iniziando da Eva, qual è... il tuo... come si scrive una recensione? C'è un sistema che si deve seguire, delle regole? Cioè, cosa fai quando tu devi scrivere una recensione? Vabbè, credo, il ritorno dal lato comunicazione dipende sempre dall'outlet per cui poi lo fai, cioè nel senso, se devi fare una video recensione c'è un tipo di linguaggio, se devi fare una recensione per un pezzo scritto hai anche le battute che ti limitano da quel punto di vista, se è per la carta. Poi ovviamente Alò di questo ne sa molto molto meglio di me. Però, ma partendo dall'obiettivo, cioè qual è l'obiettivo che tu ti poni? L'obiettivo quando... per me personalmente è comunque, io immagino sempre, ok, devo andare a vedere un film,
che mi devo aspettare da questo film, perché ci sono persone che ad esempio non vogliono neanche sapere niente, entrano in sala e via, no? Okay. Quindi io devo dare gli strumenti, cioè se quando faccio una recensione penso sempre, ok, se una persona deve spendere i soldi del biglietto, gli devo dire vale la pena per questo motivo oppure non vale la pena per questo motivo. Io la vedo da quel punto di vista, però è un approccio più tecnico, nel senso quando si fa la recensione comunque si cerca di analizzare tutti gli aspetti del film e anche, secondo me, cioè io le vedo in questo modo, perché io le leggo in questo modo, sono uno strumento utile per capire se in quel momento a me va di vedere quel film o no. Okay. All'atto pratico, cioè io penso sempre il lato pratico della recensione, quello meno filosofico. Quindi tu come la affronti? Che possa essere uno strumento. Segui più uno quindi schema? Io in realtà posso... No, in realtà dipende, però tendenzialmente cerco di mettere pochi dettagli della trama per evitare gli spoiler e poi insomma parlare più delle tematiche, approfondire magari dei concetti delle... Ad esempio io sono una grande fan dei film Marvel, no? Quando leggo comunque, quando leggevo 10 anni fa, quando è uscito Avengers, delle critiche, ah, i supereroi non parlano del... sono solo fumetti, sono solo per i nerd, quando poi invece analizzi i temi trattati, mi piace fare quello, analizzare i temi che trattano e vedere quanto poi, no, ci sia un riscontro anche su quello che viviamo quotidianamente, in alcuni casi, anche se non abbiamo i superpoteri, ma un esempio così tecnico, però... Diciamo che strutturalmente cerco di analizzare le tematiche, okay, e dare uno strumento, provare a dare uno strumento per far capire anche a... Quando scrivo penso sempre a mia nonna che ha 93 anni, se quindi, questa recensione, che ci capisce del film? Quindi cioè, ad esempio, per me è più uno strumento pratico. Tu lo immagini proprio come strumento per dire, per fare in modo che una persona possa decidere, ok, vado a vederlo oppure no, lo vedi proprio come uno strumento... pratico, come hai detto sì, te. Sì, okay. Cioè cerco di dargli un'utilità da quel punto di vista, però ecco, non è che necessariamente bisogna fare sempre così. No, esatto. Francesco, tu invece come te la vivi? Io sono più morboso, però quello che diceva è giusto, nel senso, io non li chiamo outlet, li chiamo editori, cioè dipende sempre per chi scrivi. Un tempo gli editori erano molto forti, molto presenti, e il cinema era anche un'arte molto manipolata, e infatti c'è un documentario bellissimo che consiglio sempre a tutti, di Giorgio Treves, sulla carriera e la vita di critico anche di Gianluigi Rondi, che racconta questo fatto molto interessante di Rondi che deve stroncare per forza Mani sulla città di Francesco Rosi, perché il suo editore non vuole che il film di Rosi esca indenne dalla recensione del quotidiano Il Tempo, e Rondi racconta che lui si deve uniformare, una cosa molto, molto, molto seria e anche dolorosa, perché lui magari lo aveva amato il film, ma si deve uniformare perché ha uno stipendio. Ecco, quello è un critico di testata, quando la testata è proprio violenta, cioè ti prende a testate, ha un'ideologia. Tutto questo è molto bello, a me manca molto il Novecento da questo punto di vista, cioè un'editoria forte dove tu senti la presenza dell'editore, che ti piaccia o no, e quindi ovviamente l'editore ti può chiedere qualsiasi cosa, tu devi essere bravo a capire. Io ho fatto tutto, radio, internet, quotidiano, tuttora scrivo per Il Messaggero, è sempre diverso, devi capire come adattarti. Quello che amo di più è la morbosità, e questo me la diciamo, non finirò mai di ringraziare due editori come Andrea Francesco Berni e Giovanni Della Monica, che me l'hanno diciamo offerta, mi hanno diciamo preparato la piattaforma perfetta nel 2014, che è stato Bad Taste. La morbosità è anche parlarne dopo con spoiler, con infatti grande. Tu sei uno che fa molta fatica, tra virgolette, a non fare gli spoiler, perché è una cosa che ti piace fare. Ma la critica cinematografica, io detesto i giovani cinefili. e allora mi diverto su quella fare... pagina Facebook, che ti divertirai molto. No, la conosco. Ma non... E mi diverte sempre di più, più invecchio, più mi diverte fare il grumpy, il burbero... perché già un po' lo ero anche quando ero più giovane, e quindi mi trovo benissimo, e dico sempre, una delle tante cose che dico per provocare la generazione Z,
La critica cinematografica è spoiler, è non congiunzione, è con l'accento. Se no, di che dobbiamo parlare? Ma di che dobbiamo parlare? Cioè, ma basta. Io sono ma d'accordo. Basta. Ma sono basta, quando io dicevo c'era lo spoiler ovunque, guardate che meraviglia di uomo che sono diventato. Cioè, ma infatti, e da qui nessuno farà più spoiler. A proposito di questo, io ad esempio sono uno che fruisce. Mettono le foto delle, come nei pacchetti di sigarette, no? Questo è quello che ti succede, esatto, quando fai gli spoiler. Che fruisce delle recensioni a posteriori. Cioè, allora, io non vado a leggere prima, non mi interessa. Sempre dopo. Dopo, perché voglio vedere se, ad esempio, quello che ho capito qualcun altro anche l'ha pensato, o se certo, quello che non mi è piaciuto anche a qualcun altro non è piaciuto. Oppure se mi sono perso delle cose. Oppure se non ho capito delle cose, sì. Tipo sul potere del cane. Sul potere del cane, allora, sì, sono andato a leggere. Stavo pensando proprio a quel film. Basta, no, no, perché è quello più divisivo in assoluto. Sì, ma però poi, no, secondo no, me, non riapriamo però l'argomento, perché no, quello con cui lo no, faccio no, di no, più, no, per no, esempio, è il film che ultimamente è che ha diviso di più. Cioè, l'ultimo, da Venezia in poi, è quello più divisivo. Perché ci sono proprio due visioni completamente diverse. Bello, il cinema è anche quello, però a me piace proprio il confronto. Ragazzi, se no non staremmo qua. Ma sì, scusa, io lo faccio particolarmente con film molto allegorici. Tipo, mi ricordo, l'ho fatto con Madre di Aronofsky, l'ho fatto con Noi di Jordan Peele. Pili, come cacchio si dice? Cioè, lo faccio con vabbè, quei di film certo che magari non lo vai a fare con certo con Fast and Furious. No, no, però certo, soprattutto con quei film che hanno delle cose che, cioè, io Madre l'avevo. Ma quella macchina era un bus. Ma Vin Diesel è veramente così pelato? Esatto. O era The Rock? Io mi volevo chiedere. Sai qual è la cosa più interessante di Madre, Mauro? Vediamo se siamo d'accordo. Ecco. Diventiamo un po'. Mettiamo in ai pratica ai davanti ai ai nostri amici. Esame, che cos'è la morbosità? Esame di Francesco Lò, Mauro Zingali. Così. No, 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 è una conversazione. No, era tempo per me la cosa scuola, più. La cosa che mi ha. Io adoro Madre abbastanza. E che la donna sia diversa. Che la donna non sia sempre uguale. Se la donna fosse stata sempre Jennifer, il film avrebbe acquistato un valore diverso. Che la donna cambi è peggio, secondo me. Per me è un difetto questo. Io ho pensato tanto, sono andato a rivederlo, a vedere se lei era uguale. E lei somiglia, è bionda, somiglia. Infatti la prima volta che lo vedi a Venezia pensai, mi gasai molto per questa mia lettura di Noi che uccidiamo sempre Eva, di nome e di fatto, che la uccidiamo, che la incolpiamo, che la bruciamo, poi la riprendiamo, la riconquistiamo, la ribaciamo, la ringravidiamo e poi la riuccidiamo. A me questa idea del continuo mi affascinava. Invece quando ho realizzato che era diversa lei, ho pensato questa non... Ma infatti la domanda che io per esempio mi faccio è quando voi dovete lavorare alla critica di un film in particolare, c'è un tempo giusto che serve per, cioè, insomma, da lasciar passare, per far decantare il film, quindi cioè, prendete appunti in sala, però poi, che ne so, passa, io immagino che se dopo passa un giorno è un conto, se passano due settimane è un altro, se lo vedi una volta è un conto, se lo vedi cinque è un altro, quindi volevo capire posso io su questo, sulle tempistiche, perché le tempistiche sono, è stupendo infatti, cioè le tempistiche sono forse il problema del nostro lavoro, perché ne abbiamo parlato spesso. Ad esempio, noi quando vediamo un film, dipende sempre dalla tipologia di film, alcuni film hanno l'embargo, però quell'embargo, cioè che fondamentalmente vuol dire che fino a tot data, tot ora non ne puoi parlare né sui social, non può uscire niente, da una parte ti aiuta perché ti lascia il tempo di far decantare le tue idee. Il problema è che poi per lavoro abbiamo anche l'instant reaction, cioè tu quando esci chiedono subito com'è il film. E magari un film come Madre, come diceva Alò, io me lo ricordo a Venezia, io ci ho messo un po', io ho fatto le interviste subito dopo, due ore dopo, il cervello era in pappa, perché comunque non è un film facile da dover, no, da analizzare, soprattutto con una visione, soprattutto con l'angoscia di dover fare le interviste video due ore dopo. Però da un certo punto di vista la critica l'hanno accelerata tantissimo, e questo dipende dai social, nel senso che i social, anche quando andiamo alle proiezioni, no? Se non c'è l'embargo, chi pubblica per primo, c'è sempre questa cosa del devo pubblicare per primo sui social per dire la mia, per avere più follower, per avere più like.
Invece sì. No, cioè delle volte bisognerebbe avere proprio tanto tempo, perché comunque poi un film ti cresce dentro, cioè è normale, dipende sempre dal film, però magari ecco, rifletti come ha fatto Francesco, però vedi questa visione forse è diversa se la rivedo in questo modo, e secondo me per questo bisognerebbe fare due o tre tipologie di critiche, cioè quella dopo il film, dopo una visione, dopo una settimana che l'hai visto, cosa ti è rimasto. Potrebbe essere un format, la critica dopo un'ora, dopo un giorno e dopo un mese. Perché no. Comunque cambia, perché sì, dal, sì. Film, dal film cambia. Vai Fra, io, te la regalo questa. Scusa, prima che Francesco, prima che tu dica la tua, per esempio una delle cose... delle cose geniali. E marketing. Ma è un marketing culturale, è l'ibrido di Cioni. No, io una delle cose, per esempio, trovo più inutile dell'era moderna sono le first reaction, quando fanno la collezione di tweet della gente che ha appena visto. Io non gliele lascio mai. Ma non sai quanto. Io non gliele lascio mai. Col cazzo, no, io non gliele lascio mai. Bravo, cioè, chi sta seguendo il podcast, Francesco ha fatto il gesto dell'ombrello. Però ci sono... Per noi sono diverse, per noi sono diverse, perché quello è feedback interno, cioè quello se le diene l'ufficio stampa per mandarle poi all'interno. Io non gliele lascio mai. Proprio quando escono le collezioni di tweet, che ne so, di gente che ha appena visto Venom 2. Wow, cosa amazing, fa schifo. Ma non sai quanto però influenzano tantissimo il pubblico. Esatto, per è il motivo per cui non farle. Perché sul momento tu vedi in sala un film, no? No, scusa Francesco, io solo questo. Vedi in sala un film, magari sei anche ingasato dal fatto di averlo visto al cinema, tipo penso al Covid, dopo due anni anche Venom un altro po' è bello, perché lo vedi comunque col surround, cioè lo vedi con lo schermo grande, non quello non stai a casa, non stai su Netflix, quindi anche quello incide. È normale che se esci dalla sala esci in un modo e poi, cioè, l'instant reaction secondo me andrebbe proprio eliminata a prescindere, cioè non dovresti mai pubblicare, almeno fa passare mezz'ora dopo che esci dal cinema. Francesco, eri tu che mi dicevi quella citazione che credo fosse di Kubrick, quella che però non vorrei sbagliare, quella di Do. Di David Fincher, è di Fincher, È una delle cose più intelligenti mai dette sul rapporto tra regia e critica. Cioè? David Fincher dice: quanto penso io alla critica a un mio film, allo stesso tempo di quanto lui ha pensato al mio film facendola. 2 ore. Basta. È una frase molto crudele, molto finceriana, abbastanza spietata, ma abbastanza vera. Intelligente. Abbastanza intelligente perché? Perché se noi qua entriamo in un discorso, peraltro anche legato a questo, che si potrebbe fare molto deprimente, cioè se a noi viene dato pochissimo tempo e tutto diventa più automatic for the people e fast food, diciamo che tutto un po' s'abbassa. Per me il motivo per cui io vedo la critica come un qualcosa anche di infinito e quasi erotico nella sua sconfitta costante è il fatto che io penso costantemente ai film, io sono sempre in critica, è il motivo per cui si impazzisce, è il motivo per cui mi sono divertito anche a creare il mio alter ego di critico sessuomane, drogato, folle, perché è un qualcosa che è molto bello e molto romantico anche, perché lui, poverino, ama il cinema e non crede che la critica si esaurisca così, caro Cioni. La critica non finisce mai, non finisce mai. Potrebbe uscire un saggio su Madre di Aronofsky tra 3 anni? Geniale, geniale. Io, cioè, ne ho viste tante di cose così e quindi... nel mio piccolo io cerco costantemente di avere tutti i film dentro di me, il che è una follia, perché oggi sono milioni di milioni di milioni di milioni di milioni, e quindi il critico è uno sfigato, è un loser che sta là, che non ce la fa mai, 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 mai. E questo però è divertente. Un grande assist, Francesco, sì, con questa cosa. Perché a proposito di quello che tu hai detto, no, potrebbe uscire in qualsiasi momento un saggio incredibile su madre. Allora, noi ci eravamo preparati una domanda che ritorna un po' con questa questione. Cioè, può succedere, ha senso, cioè la critica può cambiare nel tempo, quindi può succedere che a distanza di tempo un film possa essere rivalutato o... Ma è successo. Che cambia proprio totalmente l'opinione rispetto a un'opera. È successo. Ma poi guarda, con me caschi male, non so Eva, ma con me caschi male perché io sono un extra testuale. Adesso, senza starvi a rompere i coglioni
Io sono un extra testuale, quindi io penso che l'arte non stia dentro l'arte. L'arte e la definizione di arte è fuori dell'arte e siamo noi a darla. Io sono figlio di un professore di estetica extra testuale con il quale mi sono laureato, sempre a Hogwarts, dove ho studiato al Dams nel terzo secolo dopo Cristo. E quindi io sono un extra testuale. È già successo, cioè Totò, prima che Fofi facesse il grande saggio che fece su Totò, Totò non era considerato. Hitchcock, prima che Truffaut fece la grande intervista che tutti oggi conosciamo, non era considerato. Una volta, cioè, e noi contiamo, io sono un extra testuale, proprio perché sono un extra testuale, credo, il critico ha un ruolo in questo gioco, è un gioco, è una partita nella quale noi ce la giochiamo, ognuno di noi lotta, e tutto può cambiare. C'è chi è agghiacciato da questa visione perché la reputa troppo relativista. In realtà l'arte negli anni ha sempre vissuto questo, e l'estetica è la branca della filosofia che studia che cos'è l'arte e le nostre riflessioni sull'arte, tra cui la riflessione principale è sempre quella di ma che cosa distingue un oggetto dall'altro in chiave artistica. E lì tu puoi essere un intratestuale, cioè è quello, come diceva Umberto Eco, è lì dentro, è fatto bene, è bello, oppure un extratestuale che dicono no, guarda, siamo noi, è il mondo che interviene, e tra questi ci sono queste orride figure che sono i critici, che hanno il loro ruolo anche. Ma anche perché fa molto riferimento, cioè sono d'accordo con te, nel senso che cambia anche in base al periodo storico che vivi, no? Anche alla generazione che si approccia, anche, cioè questo discorso. E poi, visto che avevate citato Rotten Tomatoes, ho visto che proprio da livello pratico stanno facendo una cosa, prendono i film che 5 anni fa, 3 anni fa hanno distrutto e che invece al pubblico erano piaciuti, e dice chi ci ha torto, ci abbiamo torto noi. Io non la metterei su torto o ragione, semplicemente però è un'idea di marketing che stanno utilizzando anche adesso, ma la critica è in continua evoluzione, un film può cambiare totalmente la visione di... Io penso a Matrix, che è il mio film preferito, quando uscì non se lo filava nessuno, perché comunque, ha cambiato il cinema, ma l'hanno capito dopo, quando tutti quanti hanno cominciato a copiare il bullet time, che in realtà era un effetto del precinema di 100 anni prima. Quindi comunque è sempre un reinventarsi da quel punto di vista, e sicuramente cambia anche in base all'approccio e al tempo. Ed è bello, è proprio quello, perché se fossero cristallizzate le idee sarebbe veramente brutto. Una volta che dici una cosa è quella e non c'è evoluzione. C'è una domanda di Okuroneko che chiede: quanto è difficile rimanere obiettivi e distaccati nel recensire evitando opinioni troppo personali? E aggiungo io, ma è giusto rimanere distaccati? Cioè, certo. È giusto che il critico resti distaccato? Perché magari non è così. Vai Eva. Beh, in realtà no, noi dovremmo essere obiettivi nel senso, se poi abbiamo un'antipatia personale, io ad esempio non reggo Sorrentino, eccolo, personalmente. Noi abbiamo un format in questo podcast che si chiama Querele. Però, una parentesi all'interno delle puntate. Ma no, non è quello, è proprio è un approccio mio che comunque non lo sopporto, perché sento la sua presenza talmente forte nei film, nelle serie, che comunque mi disturba. È una cosa personale. Ti sono vicino, Eva. Quando fai la critica, però non puoi dire a me mi sta sulle palle e quindi il film è brutto. Cioè, proprio, che sarebbe un grande articolo, però. Un link alla recensione di Eva di È stata la mano di Dio. Lo trovate... Bisogna sempre cercare di staccarsi da tutti i pregiudizi e i giudizi, se sono personali come in questo caso, e cercare il più possibile di analizzare i fatti, i dati e quello che hai visto. Poi è ovvio, come fai a staccare una visione se comunque quella è la tua visione? Cioè, però almeno giustificarla, capito? No, odio gratuito e basta. Cioè, non puoi stroncare una cosa solo perché ti sta antipatico chi l'ha fatta, ecco. Quella è l'unica cosa di... Francesco, te invece immagino che tu proprio con tutti... Taglio di luce, Francesco, bellissimo in questo momento, mentre prima pensavo... Che nessuno può vedere e mi ha interrotto. Scusami, per due cose proprio insieme, messo insieme proprio due cose inutili. Tu invece, Francesco, immagino che invece con tutto il cuore tu le fai le recensioni, mi viene da pensare un po' conoscendoti. Anche con altri organi a volte, però sì... Esatto, anche col cazzo, perché cioè, il critico è figlio di una sua formazione sessuale, politica, ideologica, storica. Cioè, io non posso essere uguale a un critico che è nato
a Torino nel 1962. Sono nato a Roma, in un quartiere assurdo di Roma, nel 74. Quindi, cioè, è molto... bisogna avere questa... insomma, rilassatezza. Siamo degli opinionisti, ecco. Poi alcuni possono apprezzare le nostre opinioni, altri le possono detestare, o noi siamo degli operatori culturali, dei giornalisti, insomma, però, per usare una parola semplice. Mi metto dall'altra parte, no? Allora, e da chi viene giudicato, e mi viene da dirti, però, cioè, è giusto che siano proprio delle opinioni, ci deve essere una base poi con la quale, delle regole base con le quali tu poi mi puoi giudicare per giocare sullo stesso terreno, no? No, non ci sono. No, Adriano, mi dispiace. Non è arte, non è matematica che ha il codice che dice vabbè, se il risultato è sbagliato, poi, Adriano, allora ok, è andato male. Ma io solo per fare l'avvocato dell'altra parte. Io ho notato una tendenza... No, ma... non so se è recente, perché magari sono io che non ne so abbastanza, ho notato una tendenza, si cerca l'oggettivizzazione della critica usando dei parametri tecnici, cioè ho letto sempre di più nel corso degli anni critiche che poi vanno a fare delle critiche tecniche per poter dire ok, è oggettivo che questo film è fatto male, è oggettivo che questa inquadratura è sbagliata, è oggettivo che il suono è brutto, e che quindi il concetto diventa ok, non è che non mi è piaciuto a me, è che proprio il film è fatto male. Però non so se magari è una tendenza che ho notato io perché ne sono diventato più a conoscenza, o è una tendenza che è nata adesso. C'è gente che ha detto che gli effetti speciali di Freaks Out sono stati fatti male, quindi c'è, pure qui entriamo in una serie di elementi. Cioè, non c'è oggettività, cioè è tutto soggettivo da questo punto di vista, no? Anche è quello il problema della recensione, nel senso che comunque tu puoi prendere ok dei dati che siano oggettivi, ma se poi il film ti piace comunque... che è sbagliato, no, ma infatti la domanda è se è girato male o se voi avete notato se voi avete notato un aumento di questo atteggiamento, perché magari è una mia impressione della ricerca, no. Della ricerca dell'oggettivizzazione della critica, ok, è oggettivo, sì, cioè, che... sì io la riscontro, ma non con questa bravura. Mi piacerebbe trovarmi uno che mi dice i livelli fotografici qua buono, qua c'è un movimento di macchina dove trema in questo secondo. Se lo trovassi così, io trovo invece una spasmodica ricerca dell'oggettività, simbolo di quest'epoca fascistoide che stiamo vivendo, molto impaurita, perché non c'è niente di più bello che confrontarsi con opinioni diverse e poi essere sereni. Invece questa ricerca dell'aver ragione, dello stare dalla parte della ragione, il consenso, i like, la maggioranza, è agghiacciante. Io vengo da un altro contesto in cui si contestava di più, era molto più importante il dissenso, oggi è più importante il consenso, quindi vengo proprio da un'epoca diversa. È molto interessante, anche nel giornalismo, era molto più forte il dissenso, e ho notato nel corso del tempo sempre di... ecco perché noi siamo sempre più deboli, sempre meno pagati. Se noi siamo sempre più deboli e meno pagati, è finita. Infatti il critico fra poco si estingue. Anche ma io andrò in montagna. Il problema è questo, è il consenso, perché è il motivo per cui ho portato questo, Eva. È la differenza. Sì, però non l'avevi spiegato che la differenza era dissenso prima e consenso adesso, ma perché con l'arrivo dei social e i mi piace, i like, quello è cambiato drasticamente. Quello è stato il passaggio che ha, e l'arrivo degli influencer quando fanno le recensioni, che io non c'è niente di male con quello, però è ovvio che comunque dovendo arrivare a un bacino di utenti ed è una mossa di marketing, sarà diverso rispetto, no? Rimaniamo su questo perché tema. Lì la domanda che fa secondo me Matt Lombo è centrata e chiede: ma quindi come lo riconosco io un pessimo critico da un buon critico? E aggiungo ancora, visto che ancora, no, però aspetta, ancora, sempre cercato... aggiungo di questa cosa, avendo iniziato la live dicendo, perché mi sto mettendo dall'altra parte, che comunque si deve studiare, si deve preparare, allora però non vi potete allora ridurre solo ad opinionisti, altrimenti allora pure io poi da domani inizio a dire che sono un critico. No, però tu studiando hai le basi con cui giudicare di più e niente. Io cerco di essere diplomatica e partita. È giusto, ci piace. Ma ci questo piace. È il confronto che... Vuoi il dissenso? Io ti porto il dissenso, Francesco, scusa. Vai, allora.
Certo, ma non ha senso perché il tuo dissenso, perché il critico è chi critico fa, come direbbe Forrest Gump. Cioè, ne ho viste troppe, io sono un relativista, sono un extratestuale, ho visto troppe, anche nella mia esperienza rocambolesca del Messaggero, ho visto mille critici, io faccio 20 anni questo maggio, 20 anni, e ne ho visti mille di critici che sono arrivati al Messaggero per poi scomparire dopo una settimana. Il critico non esiste, il critico è designato da qualcuno, diceva vai a fare il critico, ti è, boom, mi servi per fare il critico, poi nel tempo resisterà, non resisterà, questo lo deciderà il tempo, caro Adriano. Tu domani puoi aprire un tuo canale e fare il critico, e solo il tempo dirà, e la tua quindi soddisfazione per te personale. Se io domani apro un canale YouTube e comincio a fare recensioni a 5 minuti, sono un critico. Ogni persona che fa critica è un critico, bisogna okay. solo vedere nel tempo se la Gruber fece alla Biaggi questa stessa domanda anni fa. Dice, ma un giornalista che quando è che diventa un grande giornalista? Gli scoop, le cose? Ma no, disse Biaggi, la credibilità, il rapporto con i lettori, il rapporto con il tempo, è credibile? Non è credibile? Arrivi a una certa età che hai una minima stima o comunque hai una minima attenzione da parte del borghese che è il lettore, che è lo spettatore nei tuoi confronti? Via, vuol dire che forse qualcosa di buono l'hai combinata. Tutto qui, cioè non puoi vincere un premio, ti è, ho vinto un premio io, vuoi che te lo faccio vedere, che sono un grande critico, ho vinto un premio anni fa, che è il premio del critico più bravo, cioè sono tutte cose che noi, io sono pure ateo. Quindi c'era un critico dei critici in quel caso, eh? C'era un critico dei critici in quel caso, che il mestiere è ancora più, cioè esatto, lui è ancora più nel buio, ancora più triste, ancora più vampiro, se n'è andato. È andato via Francesco. No, Eva, invece volevo darci la tua visione, ecco. Più diplomatica, guarda, lo tengo in studio per ricordarmi che qualcosa più diplomatica. No, ha detto bene a loro sulla credibilità, perché poi alla fine, no, come ti costruisci un pubblico di lettori o di persone che ti seguono? Devi essere credibile, devi essere anche sincero con te stesso. Cioè, è inutile che se tu dici, cioè, faccio un esempio, mo, perché a me non mi è capitato, però se Sorrentino fa un film che mi piace, io lo dico. Però mi deve piacere, e devo essere anche, nel senso, in quel momento onesta nel dirlo, che magari ho sbagliato o comunque ho fatto un errore o altro. Tutti possiamo essere critici, perché poi alla fine tutti quanti facciamo le critiche, è inutile. Però è la credibilità, gli strumenti che ti crei studiando, la conoscenza che continui ad avere anche, no, leggendo, comunque documentandoli, è quello che secondo me fa la differenza. Quindi l'essere pagato per farlo. Okay. Quindi il punto, l'essere pagato, quella è la discriminante poi. L'essere pagato crea un'indipendenza, perché se il critico non viene più pagato. Aspetta, poi cadiamo male su una cosa, sull'influencer ad esempio, perché pure loro sono pagati per fare la critica. Sono pagati per fare la promozione. Non è diverso, esatto. Appunto, bisogna fare tutto all'interno di un contesto. Noi non ci sanno quando vedono il video. Tutti sanno quando vedono il video che noi siamo editorial e loro sono marketing, capito? Quella è la differenza. Se il critico non viene più pagato, chiunque potrà essere pagato per esprimere un'opinione e sentirsi importante ed entrare dentro un ingranaggio. Oggi noi non serviamo sostanzialmente più a niente e siamo, penso, anche delle figure nocive, perché sui social si litiga ogni giorno, perché i film circolano molto di più, non serviamo più tanto. Guardate che la figura del critico nasce quando quest'arte così giovane, così anche disprezzata, mai dimenticare, facciamo un po' di storia, un'arte molto disprezzata, che nasce nel 1895 per depravati, e chiamato subito il teatro dei poveri, che è un'espressione che ancora oggi mi fa impazzire. Noi eravamo il teatro dei poveri, questo fa capire chi eravamo. Poi Canuto arriva e dice settima arte, poverino. Canuto è importante, perché questo signore inventa questa definizione stupenda di settima arte, pochi lo ricordano, era italiano, un signore di Torino che fa il critico, che è uno dei primi. Adesso serviva una legittimazione culturale, ecco perché arriva questa figura che comincia a scrivere per i quotidiani, nascono le riviste.
oggi che, oggi che è fin troppo legittimato il cinema quasi, dopo il passaggio anche in università, come insegnano le esperienze del sottoscritto e della signora Carducci, il cinema è a molto forte. A me signora non dice nessuno, comunque. Attenzione, cioè, comunque i panel dei manga dietro, nel senso, quella è una scelta editoriale molto specifica. Io sono una millennial. Lo trovo un termine così elegante. Non lo so, molti invece signora, bellissimo. Signorina, io lo trovo molto paternalista come termine, però... Capisco che magari era solo perché era abbastanza mezz'ora e non avevamo litigato, allora giusto, ti aveva pure dato ragione. In realtà è semplicemente un'altra capisci? Maniera per darti del vecchio, cioè esatto. Nel senso è la proprietà, dato che lei non lo è, vuol dire che lo sei tu, è sempre esatto. Quello il discorso. Io chiamo signore anche le bimbe dei 6 anni perché lo trovo un termine così elegante. Che è il tuo problema, allora. Ma andiamo avanti, signorina è un termine esatto. Maschilista. Scusate, tu volevi una cosa molto bella, scusate. Vai Francesco, e lei tu da rovinare perché inconsciamente hai voluto rovinare questa cosa. E come dire, oggi la nostra funzione qual è? Il cinema è molto forte, le serie TV sono ancora più forti, diciamo che il prodotto, allora, vuole sapere l'ultima grande crisi del critico qual è, almeno per quanto mi riguarda, è finito tutto, perché negli ultimi 5 anni è aumentato in modo massiccio il prodotto audiovisivo che io devo analizzare e vengo pagato sempre di meno. Adesso, io sono laureato sui Monty Python, ma non è che devi aver studiato il Capitale di Marx o essere bravo come mio padre che faceva giornalista economico per capire che se aumenta il materiale che tu devi studiare e il tuo lavoro è attraverso l'analisi di quel materiale, aumenta e diminuisce la tua retribuzione, va tutto un po' a sfraceli, nel giro di 2 o 3 anni crolla tutto. È una questione di domanda e offerta, Francesco. Il problema è quello che la vostra offerta è aumentata troppo. Sono troppe persone che offrono la critica e quindi non c'è più tanta domanda. E quindi il punto è che. E soprattutto, Marco, credimi, ai tempi miei, Eva lo sa, ma insomma, veramente era epocale quello che faceva Lynch col primo Twin Peaks. Non c'era la TV che c'è adesso. Quindi. Non c'erano questi talenti coinvolti in scrittura, in regia, in recitazione. È un delirio, e Fincher anche, che è un ottimo commentatore, Mauro lo sa, ha commentato già tanti anni fa questo. Cioè che il cinema, per esempio, aveva smesso di essere adulto e che lui certe cose le poteva andare a fare solo in streaming e solo in TV. E questo è un altro discorso, abbastanza serio però. E per il resto aumenta vertiginosamente ciò che noi dobbiamo analizzare. Il borghese oggi che vede? Ai tempi miei andava al cinema e poco in TV, e quindi il critico sapeva chi era, sapeva di cosa doveva parlare. Io oggi non lo so più, sono finito. Ma certo, perché vedo questi meravigliosi borghesi, signore e signori, giovani, che... Guarda, è molto interessante per me twitchare ogni settimana. Io provo a proporre un agenda setting, perché sono figlio del Novecento, e vedo questi meravigliosi che non gliene frega un cazzo. Io dico, guardate, questa settimana escono questi film. Non gliene frega un cazzo dei film che escono. Stanno persi ognuno per le cose sue proprie. E io, da vecchietto, sono più io che osservo loro che loro che osservano me, perché sono molto affascinato dalla mia fine, dal fatto che effettivamente... È proprio molto difficile. Io che devo vedere oggi? Fate ignoranti. Che devo vedere? Gaslit. Che devo vedere? Devo vedere A casa Moon tutti Night. Bene. Sono nove ore. Io mi metto lì a vedermi 9 ore, a prendere appunti per 9 ore su Bang Bang Baby, sui primi 5 episodi. Poi ho 10 film che escono nella settimana. E sono un critico, ma come cazzo è possibile vivere? Ma infatti, domanda prima di un'altra domanda: a questo punto, il vostro mestiere forse non è anche fare da navigatori per le persone, cioè riuscire a far capire alla gente cosa sì, come cosa muoversi no. Perché di base, io ad esempio, a differenza loro, quello che faccio spesso è sto per scegliere di vedere questo film. Fammi vedere se qualcuno già l'ha visto e mi dice che no, magari sto per gettare al vento 3 ore della mia vita. Io la faccio questa selezione, ovvio. Ok, allora segui le recensioni prima. Non vado a leggere recensioni. Allora è contrario a questo. No.
ma io faccio così, un minimo, perché comunque noi ce le dobbiamo vedere per lavoro, ce le vediamo 150.000, tant'è che io guardo gli anime quando stacco, io non guardo più film. Beh, fra, ma io lo faccio se stacca il cervello. Cioè, c'ha senso, perché se io il mio tempo è limitato, io come faccio a capire cosa, esatto, vale la pena vedere e cosa no? Divento matto. Ah, Francesco, giusto, ti direbbe, è giusto che anche tu veda della merda ogni tanto. Però io se c'ho loro che se la vedono per me... Cioè, io c'ho Francesca Eva che siedono una merda per me e poi mi dicono questa è una merda, non te la vedi. Ma io sono d'accordo con te, che te la devi vedere pure tu, se è brutta. No? Capito. Io sono d'accordo con te. Cioè, a voi vi piace, vedete la merda, lo siete scelto. Vabbè, ragazzi, stiamo degenerando, facciamo rispondere. No, no, non sta degenerando. Marco, tu hai già un critico perfetto per te. Non lo sai, sei giovane, si chiama algoritmo. No, zio, guarda, sento di poterti dire che a parte Netflix gli altri algoritmi fanno cagare. Ti fidi del tuo algoritmo? No, nell'algoritmo di Netflix sì, di quello di Prime Video, di Disney Plus, proprio zero. Non funzionano, ma gli altri non funzionano troppo. Ma banalmente perché, fra, non sono capaci a farli come è stato capace Netflix. Ok, allora, sai un'altra cosa allucinante che io mi sento sempre più dire, Marco, negli ultimi anni, che veramente mi sta stressando, lo dico veramente con dolore. Ma ne vale la pena, Francesco? Ma ne vale la pena, Francesco? Ma ne vale la pena, Francesco? Ma io che cazzo ne so se ne vale la pena o no per te? Ma io non posso avere questa presunzione, no. Sono un uomo di sinistra, a differenza di Eva. Io, cioè, non posso avere questa arroganza. No, aspettate, questo devo specificare, perché non posso avere. Eva vota a casa Paola, andiamo avanti. Che c'è, una vecchia storia. Posso, chi vive in borgata veramente so io, non lui che è un pariolo ripulito. Ma non è questo il discorso. Perfetto. Ma è stato a pariolo. Il discorso è un altro, perché noi non è una cosa di destra o di sinistra. Se tu dici, io me lo sono visto, ti dico le mie opinioni personali e... da critico, e ti dico questi sono gli strumenti, poi scegli te se vedertelo o meno. Io non ti sto sì, ma l'assunzione vale la Eva, l'assunzione di responsabilità, però Eva, l'assunzione di responsabilità, anche questi lettori, questi spettatori insopportabili come il Cioni, si devono assumere le responsabilità del dolore, della sconfitta, del non amare una cosa. Marco, ti do questa notizia, esiste il dolore, esiste la sconfitta, io faccio il critico da 20 anni, quindi qualcosa ne so, e può capitare, quindi tu vuoi essere sempre, vuoi avere sempre questo cazzo di coglione che ti dica sempre quello che tu devi vedere per essere felice. È impossibile. No, è aspetta, impossibile. Se io devo scegliere, ma è diverso, allora al contrario, tutte le cose che odia. Tutte le cose che odio, gli tu diventi subito drammatico su questo. Ti sto dicendo, se io voglio vedere questa serie, ad esempio, mi viene in mente Squid Game, che tutti quanti mi dicevano, ma l'hai vista, non l'hai vista? Io ho detto, guarda, cioè, Squid Game è un fenomeno che è diventato popolare, no? Perché comunque ha avuto una rapida... E la gente, anche che non c'entrava niente, voleva sapere se la doveva vedere o meno. Quindi tu che fai? Gli dici, questo è Squid Game, questo e questo, decidi tu se vederlo. Non è che tu ti devi arrogare il diritto di dire guardatelo o non guardartelo. Sì, cioè, no, questa però, però gli devi dare anche una strumentazione, cioè Eva, una sorta non c'è più. Di guida. Se andava al cinema, allora il cinema è cambiato, amici miei. È cambiato andare al cinema. Si andava al cinema per andare al cinema. Si andava al cinema per far l'amore. Si andava Vabbè, al cinema. Ma non fa nostalgico, è cambiato. No, non è nostalgia. Non è nostalgia. È sì, una diversa. Scusa una cosa, allora, polemica io. Ma adesso che dobbiamo andare al cinema col rischio della pandemia, il COVID, eccetera, eccetera, che devi stare 2 ore e mezza con una mascherina. Se il film è brutto e non ti piace, o comunque potenzialmente potrebbe non piacerti, ma perché devo andare a soffrire 2 ore e mezza con la mascherina? Ancora? Ma come fai a saperlo prima? Ma no, che c'hai l'algoritmo? Ma come fai non a saperlo prima? Non c'hai l'algoritmo, prima? Ma almeno c'hai gli strumenti per capire che forse la so... Li consiglieresti di andare a vedere Morbius o Venom al cinema 2 ore e mezza? Ah, guarda, non c'è pericolo di questo. Posso cercare di, come dire, mettere una spartiacque in mezzo. Io sento, allora io sono uno che si vede tutto, ma quello semplicemente perché anch'io di fatto lo faccio per lavoro, per un altro tipo di lavoro, però difficilmente mi faccio scoraggiare da qualcosa, anche se è brutto lo vedo perché dico ok, devo capire per quale motivo è stato ritenuto brutto. Però effettivamente questa cosa dell'algoritmo è, la facciamo ognuno di noi, cioè magari se io leggo una recensione negativa di un critico di cui mi fido, il punto non è ok, so che è oggettivamente brutto,
ma so che una persona con una sensibilità simile alla mia, della quale mi fido, l'ha ritenuto non bello. Quindi il punto non è che il film è oggettivamente brutto, certo, ma dato che mi trovo spesso d'accordo con questa persona, probabilmente mi troverò d'accordo anche in questa questione qui. Quindi magari, ecco... È stato te il dito. È stato te il dito. Il dito approvatore. Diciamo c'è una via di mezzo, Francesco, no? Tra il penso, dire... Ah, ci senti? Versi? Io ci sono. Ok, no, dicevo, non trovi ci possa essere una via di mezzo tra il dire ok, evito tutto ciò che è merda, oppure ok, se questa persona non è piaciuto, dato che siamo spesso d'accordo, probabilmente non piacerà neanche a me. Ma no, per la mia esperienza non ha senso questo discorso, perché quando lavoravo in videoteca e consigliavo i film, e poi dopo tornavano che mi volevano menare. Cioè, non... E tu eri e contento, però. No, è beh, sono un democratico, cioè me la gioco, è giusto, è corretto, io e quindi voglio dire non era nostalgia, era storia, al cinema si andava con una rilassatezza diversa, ma non perché si stava meglio, ma perché c'era una diversa funzione e vita ed esperienza della, dell'andare in, quel, in quella roba là. Lo racconta molto bene Cuarón con Roma nel momento in cui la, la signora delle pulizie, la domestica, va al cinema, no? E a vedere, a non vedere un film perché comunque sta uscendo con un uomo che, di cui forse è innamorata e quindi faceva parte di una ritualità sociale, ragazzi. Una pizza e cinema, quasi va bene, cosa. Si faceva l'amore, va bene, e quindi se, e perché era economico. Perché era economico, mi dissocio era da questo. Ma anche questo, ma in sala, secondo, non ho capito, in sala anche in sala dopo, magari sì, allora a parte, beh, si cominciava, ma si certo si, ragazzi si, ma guardate i nostri voi siete, voi purtroppo ci avete i film, sì, però posso dire ragazzi, una cosa, i nostri genitori non potevano fare l'amore, i nostri genitori non potevano fare l'amore a casa, vedo sta notizia, e quindi si usciva e dove si andava? In una sala buia a fare l'amore al cinema allora anche in questo tu dovresti consigliare i film da vedere in sala per quel motivo rispetto a un altro, perché se io per la prima volta mi devo vedere Drive vado a pomiciare in sala, capisci? Cioè io mi vado a forse non lo faresti a prescindere, anche se la tu fatta fare tua su questo, però l'altra cosa invece che volevo dire è che devi usare la psicologia anche quando fai questo lavoro, perché in realtà quello che dici tu, cioè tu devi capire a chi ti stai riferendo, cioè il pubblico secondo me che ti legge, chi ti segue, tu glielo puoi consigliare. Quante volte gli amici tuoi vengono da te e ti dicono che mi guardo oggi, io non ho amici, l'audio la mia amica, guardami questo, guardami questa, tu non hai amici, quello è un grande problema. Al momento non ho amici, però credo che nessuno faccia fatica a crederlo. No, allora, ma secondo me... Vai, finisci. No, ma era solo questo, cioè, secondo me in realtà un minimo, senza diventare arrogante e dire ah, secondo me questo ti piace o meno, cioè, in base al pubblico di riferimento, con l'esempio dell'amico in questo caso, cioè, tu puoi consigliare, guarda, secondo me sta cosa ti piacerà tanto, guarda, questo invece ti piacerà di meno, però è una mia opinione basata quindi, sugli studi, eccetera, eccetera. Quindi, scusami Francesco, secondo te il ruolo di critico nel tuo caso è semplicemente, non è quello di consigliare se andare a vedere un film o meno, ma di dare una tua interpretazione del film che guidi la visione. Cioè, nel senso, perché io ma, poi a questo ma punto... anche che non la guidi, ma no, anche no, che non la guidi. Che la guidi anche io in maniera subliminale. Io non sono per la... Perché a questo punto mi chiedo a che serve una tua recensione, avuto, secondo te, capito? Io ho avuto senso esistenziale professionale quando vedo un contributo... Io ho una visione un po' strana del cinema. Cioè, io vorrei essere utile, ma non convincendo, ma casomai spingendo a conoscersi di più attraverso il nostro rapporto col cinema. Allora posso dare il mio, ma è una questione più... Ma non è questo è bello, questo è brutto, cioè poi lo faccio, do i voti, dico sì, dico no, faccio tutto il ruolo del critico. Però la mia massima soddisfazione è quando sto... Anche quando c'era la NUCT, no, Mauro? Quando... metto la mia competenza, va bene, al servizio di un rapporto con la materia che possa avere un senso in relazione alla tua individualità. Però lì il mio compito non c'è più, devi esistere anche te.
Ecco perché io sto facendo la figura di quello che si deresponsabilizza. C'è bisogno del mio interlocutore, io ho bisogno che lui stia al gioco, se no non gli interessa e va bene così. E io gli voglio bene lo stesso. Tu dici non voler partecipare in una cosa nella quale il tuo ruolo è quello di allontanare dal cinema. Cioè, se il concetto è io dico una Io sono un agitatore, sono una specie, sono uno stimolatore. Io mi vedo come uno stimolatore. Butto lì delle cose, ti stimolano, ti irritano, ti fanno pensare, ti provocano qualcosa. Ho finito. Vado a casa, muoio e sono contento perché non cioè amo il cinema, la pietra rotola, sono vicino alla pietra che rotola, rotolo con lei, creo movimento, vorrei creare movimento, ecco questo. Vabbè, però è esattamente quello che poi cerco io quando, cioè nel senso a ricevere degli stimoli esterni che mi vogliono non sono finalizzati al farti capire, però poi può succedere che a vederlo, no, ma infatti l'obiettivo magari non è quello, però poi può succedere che se Alò scrive delle cose fighe su un film che io magari non avevo intenzione di vedere, può essere che me lo guardi. Ma qui poi il problema è in testa, ovvero il fatto che tu non avevi intenzione di vederlo. Ma a questo punto possiamo girare qui all'infinito. Io voglio fare una prossima. Se uscisse Morbius in sala e uscisse Recensione da Lo, io Morbius dal primo trailer ho pensato: questo è un film del 1998 che è Blade, non lo andrò a vedere perché mi fa cagare. Vabbè, del 2002, quindi fa schifo, non lo vado a vedere. Se usciva una recensione allora che diceva: ragazzi, Morbius è qualcosa da vedere, magari io andavo, ci facevo un pensiero in più. Questo è il punto. E questo è il discorso, e questo è il discorso che faceva Biagi, perché magari quel coglione di Alò è Dangete, magari poverino negli anni ti ha qualche volta anche convinto e tu dici vabbè, a Francesco. Poi se faceva schifo ti chiamavo e ti dicevo mortacci tua. La cosa più bella che mi sento dire da anni, insieme a, lo sai che per essere un critico sei simpatico, che è una cosa che mi sono sentito dire troppo spesso e lì diventa rifletto, no? Anche un relativista come me fa troppo spesso, l'ho sentita sta roba. L'altra cosa che mi fa molto piacere è: non sono d'accordo quasi mai con te, ma mi interessa il tuo lavoro, e quello è il massimo per me, è il massimo. Anche per la mia ideologia, cioè io proprio non voglio, averti portato vicino a sta roba qua e poi stiamo insieme, cioè io non ti conosco, a me piacciono le persone e io, ci sono dei motivi precisi inconsci per cui noi amiamo o non amiamo dei film, ragazzi, è inutile che ci giriamo attorno, e non è la fotografia, e non è la storia, lento, vabbè, la trama, ci sono... nel senso è quel concetto lì. Ma perché è un capolavoro quella scena? Perché Egon rientra in contatto con, e quindi è una grande cosa che succede ai critici, Eva lo sa, ha a che fare con la nostalgia ovviamente, Egon entra in contatto con un sapore che non sentiva più da quando era piccolo e mangiava quella cosa con appunto una persona che amava e stava, quando succede, e loro raccontano molto bene come quest'uomo si sciolga perché rientra in contatto con una parte di sé che pensava che non ci fosse più. A quel punto ti torna l'entusiasmo, e ha ragione la Pixar, perché io quando mi impazzisco per un film, che sia La La Land, io intanto divento più interessante. Eva lo sa, noi siamo più interessanti e stimolanti quando amiamo, quando odiamo usciamo dalla sala. Ci è capitato mille volte, perché non ti piace questa cosa? Cioè regredisci proprio, non vuoi manco parlare, vuoi menare. Però posso dire una cosa, noi ci abbiamo un effetto contrario da questo punto di vista, perché ad esempio La La Land, che tu sai benissimo quanto è piaciuto anche a me, come siamo rimasti tutti folgorati a Venezia, noi per 3 mesi, anzi no, di più, 5 mesi, fino a che non è uscito, non facevamo altro che parlare di La La Land. Secondo me dopo un po' li abbiamo anche... alzato troppo l'hype sul film, perché le persone che sono andate in sala poi si aspettavano ancora di più rispetto a quello che abbiamo visto noi, e quindi ogni tanto abbiamo un effetto contrario da questo punto di vista, l'effetto festival, no? Vedi un film al festival e potrebbe anche essere così, però i festival possono fare questo effetto di esaltare la bellezza o buttare giù, se vedi un film a Cannes tendenzialmente è più bello che se lo vedi al quarticciolo. No, questa è una forma di infantilismo. No, in realtà è anche per l'esasperazione, perché ad esempio a Cannes devi vedere, o a Venezia stessa, vedi tantissimi film diversi e magari la metà non ti piace, quindi quando ne vedi uno che ti piace tanto,
probabilmente proprio perché siamo esseri umani c'è anche quella spinta in più di aver trovato, io ancora me lo ricordo La La Land quando l'ho visto i primi 5 minuti a Venezia, ho detto è impossibile che io stia vedendo questo film a Venezia, perché comunque io sono una generazione diversa dalla tua, allora, da questo punto di vista sono abituata a vedere dei film che sono molto diversi rispetto a quelli che poi negli ultimi anni invece vediamo, e quindi no vabbè, a parte gli scherzi e le battute sull'età di Alò, che non è poi tanto così grande di me, credo che un pochettino lo muoviamo l'hype, perché sento che tante persone poi dicono ah ma perché me? Cioè in realtà quando poi consiglio, consiglio bene, ma è facile, consiglio La La Land Drive a chi non l'ha mai visti, quindi non è ah ok, vedi vai sul certo, cioè non è che diciamo guarda io in realtà la uso proprio come visto, ecco così, allora parliamo anche di questo, così sei è come chi fa la carbonara, no? Dice, con... se devo cucinare una cosa ti cucino la carbonara, no, però lo sai io che faccio, se devo uscire con qualcuno, io glielo chiedo, è un mio errore, io l'ho detto anche a Refn, io ho detto io la prima cosa che chiedo, magari vabbè, da appassionata di cinema, è che film, ma ti piace Drive? Se la risposta è no, io difficilmente esco poi con qual è con la ragazza, perché non mi fido, però se io ho risposto sì Eva, no. E per come mai non è successo niente lo stesso? Allora, ma lo so, ma perché ci stanno altri problemi. Però io tipo l'età. Volevo dire, appena detto che non è un problema. In realtà lo è. Ma volevo dire, io non mi riferivo alla La Land, no, perché poi è un infantilismo anche settoriale, francamente, per un uomo di sinistra come me, disgustoso questo di esaltarsi al festival mentre il borghese non c'è ancora. No, io mi riferivo a quando ho esercitato il mio ruolo di critico. Quando La La Land è arrivato in prima visione ed era poi, come dire, davanti a tutti, e l'avevo rivisto per la terza volta, quarta volta, e continuavo a trovarlo un film eccellente, tranne una cosa. E, però, per quanto riguarda il resto, sentite, poi basta, sapete che c'è, me ne vado. Senti, no, perché è giusto di andare via, perché c'è una domanda io perfetta. Non ne posso più. Senti, ma perché io devo essere perfetto per il borghese? Cioè, a no, ma infatti, cinesi, aspetta, Francesco, ti chiedo, oggi voglio... se lamentano tanto se lamenteranno sempre. Ma infatti, com'era? Prima si di andare, lamentano sempre. Io non mi lamento, io so il contrario, io non mi lamento mai. Ma che stai a dire? Comunque, ma questa è la puntata più divertente del podcast. C'è uno che si fatto sta lamentando comunque in questo podcast. Noi sappiamo bene chi è. No, allora, Francesco, prima che te ne vai, io mi lamento dei giovani cinefili, mi hanno rotto il cazzo, stanno sempre lì e non gli va mai bene niente, sono sostanzialmente infelici. Ci hanno appena scritto un commento, così sei contento e ti pompi un po' l'ego, hai detto che assomiglia a Oscar Isaac ma con i capelli un po' grigi. Senti, Francesco, quindi la critica si può definire, può essere considerata letteratura a questo punto? No, no, ti prego, no. Ce l'avevamo preparata, come no? No, Adriano, cazzo, ma dove stavo andando? Appunto, è l'extra. Ah, no, la risposta era no al fatto non fargli questa domanda, sai, di un'altra ora. Non lo so, no, ma certo che no. Ma no, come certo puoi dire una cosa del genere? Sei pazzo? Anni fa, un stupido mio... Ti eravamo preparato la domanda per caperlarne, Anni fa un mio pseudo, infatti ho rotto ogni ponte con lui, ogni rapporto, uno dei miei tanti ex amici, insomma, mi disse un giorno, ma il critico è un po' un artista, dai, di la verità. Io a quel punto cominciai già ad avere paura, pensai, ma questo è proprio un incoglionito. No, Adriano, no, okay. Io, noi, i creativi, ma c'hanno tanti di quei problemi, ma sono delle creature meravigliose, ce ne avete uno là con i capelli, quello là colorato, ma vogliamo dare ai creativi il loro ruolo e a noi merde, segeti, critici, giornalistici, opinionisti, giornalisti, un altro, cioè no, non è letteratura, è saggistica casomai, no, letteratura è Proust, letteratura è Joyce, letteratura è Zingarelli che scrive un cazzo di libro domani, e mentre io sono un critico, io vengo dopo, e infatti ho un grande amore per i creativi, perché loro sì che rischiano, io c'ho il culo, io è una vita che c'ho il culo qua sopra, aspetto che arrivi un flusso che crea Zingarelli col sangue, coi suoi traumi, coi suoi rapporti sbagliati con tutti, coccioni, con papà, soldi con nostri, mamma, con le donne. Allora, io amo gli artisti, io non lo so, io sono un critico, va bene?
Adriano, ti okay, prego. Ho capito. Oh, c'è scritta qua la domanda, io te la leggo, nel senso era preparata. Sai chi l'ha scritta? Manco l'ho scritta io, Gianni, così il tuo odio per Gianni prosegue in questa cosa. Gianni l'ha scritta. Gianni è matto, Gianni è faccio. Infatti è vero, bravo, Gianni è facile, ieri ero sicato. Guarda se questa è la puntata in cui noi chiudiamo il nostro canale. No, perché stiamo dicendo, non stiamo giudicando, stiamo dicendo delle realtà oggettive. Allora aspetta, Eva, vuoi rispondere adesso o dopo che Francesco se n'è andato? Così magari rispondi con calma. No, tanto paradossalmente sono d'accordo con Aloppa. Ah, ok, vedi. Con meno entusiasmo però. Non voglio essere d'accordo con lui, no. Vabbè, Francesco, devi salutarci, ti salutiamo. Non so, avevi detto che avresti avuto da fare. Poi, se vuoi rimanere, puoi rimanere. Dici tu. Vado via. Perché? Se no rimango qui in eterno ma però, guarda, un'altra mezz'ora se vuoi, non è tanto, noi andiamo avanti. No, un'altra ragazzi, mezz'ora. Te voglio bene, io ho già una vita di merda, comunque io fra poco vado in montagna, ho invitato già Eva, la quale ha già rifiutato algoritmicamente prima. Ma tanto avrei già rifiutato, quindi figurati, a me piace il mare, poi detto, so Eva, quindi. C'è uno chalet per noi da soli in una valle, niente, ha detto di no, e quindi porterò i film, perché appunto vive il cinema sempre, che si faccia il critico, il giornalista, nasce tutto dall'amore per sta roba qua. Vi lascio in ottime mani, le mani gigantesche di Eva. Eva, possiamo vedere le tue mani? No, tu non te lo perché sei così felicista su sta cosa? Lì. Perché? Vuoi vedere le faccio le unghie? Dietro. Guarda come arriva il ban. Va bene. Ci sono delle categorie specifiche di Twitch. Esatto. E allora, ciao Fra, grazie Francesco mille di essere partecipato fino qui. Ciao Fra. L'euro, sì, ricordiamoci che poi l'euro lo dobbiamo votare. E quindi, come va? Un po' meglio adesso? Tra l'altro io volevo dire una cosa. Ma è sempre così. Voi immaginate che ogni volta che usciamo dalla proiezione è sempre una fight. Io, ad esempio, mi ricordo ancora che avevamo fatto le interviste di Suburra insieme. Mi ha fatto entrare in stanza, in hotel, così incazzata perché stavamo parlando di una cosa e vabbè, troppa cosa. Io, c'è una cosa che fa Francesco che io penso, anche io lo conosco da tanto tempo, e adesso avrà dei flashback del Vietnam, Eva, quando lo dirò, fa questa reductio ad fascistorum, cioè quando lui deve sempre dire... Io sono di sinistra, tutto il resto del mondo siete tutti fascisti. E infatti anche prima poverella Eva ha dovuto dire no, un attimo le mani avanti, non è così. Però lo ricordo, tutti fascisti. Poi siccome sa che sono cattolica, allora no, sei fascista per fare... No, guarda, non è che vanno di proprio di pari passo. In realtà no. Non c'entra niente magari, no? Così, senti... Ma sì, è un modo suo di dire le cose. Eva, invece... internet, che come ha cambiato il mestiere del critico? Tu hai iniziato direttamente online o anche sulla carta stampata scrivi? Ho fatto il contrario, ho iniziato online e sono arrivato sulla carta stampata, fatto il giro, perché poi in realtà c'è sempre questo discorso, no, che la carta viene ancora percepita anche se letteralmente è già morta da tempo e sepolta. In Italia è sempre oh mio Dio, se scrivi sulla carta allora sai scrivere, allora sei un giornalista. Quindi tu leggevi sulla carta stampata? Io leggevo sulla carta stampata, poi l'opportunità in realtà è arrivata con il web, perché devo dire che dal nostro lato, penso che in realtà un po' in tutti i lavori sia così, ci sono state molto più opportunità e è anche un mestiere in cui se vai in pensione continui a scrivere da noi, quindi comunque si bloccano, non ci sono più i cancelli, se doveva rimanere solo la carta nessuno di noi... stavo qui oggi, certo, perché per aspettare che si liberi un buco dovevi aspettare la morte di un recensore. Non l'ho detto io, però insomma più o meno è un po' quella la problematica del nostro lavoro. Non c'è un ricambio generazionale forte, considerando che io ho 36 anni e vengo ancora considerata giovane, la bambina delle volte, no, proprio la bambina, l'infante. E quindi tu dici, beh, sai, all'estero magari all'età mia già gestiscono, già sono direttori editoriali, però a parte questo, comunque le possibilità offerte dal web a me sono sempre piaciute di più, perché poi io ho sempre avuto l'impronta più sul video, ad esempio, perché penso sia anche più complesso poi
da gestire, perché sono due linguaggi, sia quello scritto, perché appunto devi scriverti la scaletta e tutto quanto, sia appunto andare in video, avere un linguaggio diverso rispetto al social, se lo stai facendo su YouTube, se lo stai facendo su TikTok, comunque prendi pubblici diversi, cioè prendi audience diverse, quindi devi tenerlo in considerazione. E, però mi piace, ecco, una cosa del mio lavoro è proprio in qualche modo cambiare il linguaggio e cambiare il modo di approcciarsi al film o alla serie in base a dove scrivi o dove fai video. Quindi quello è bello, altrimenti è sempre monotematico se fai sempre la stessa cosa. Ma perché c'è un pubblico diverso che ti legge? Per questo motivo qua. Beh, non credo che i ventenni leggano il giornale. No, appunto, dico, cioè, quindi tu cambi la critica in base a chi pensi che la legga. No, non cambio la critica, cioè, secondo me il messaggio poi alla fine è sempre lo stesso. Okay. Diciamo, utilizzo un linguaggio diverso rispetto a... Lo declini in maniera diversa. Stacco l'immagine del signor Barnes, quella col cappello, esatto, che entra nella stanza con i ragazzi. Io mi sento così, tu ci scherzi, io mi sento così su TikTok, invece ho scoperto, perché ero un po' restia all'inizio, no? Ho detto, ma perché devo farlo qui? In realtà ho scoperto tante, cioè quello che Alò prima diceva, che la generazione nuova è perduta, in realtà no, sono molto più avanti di noi, della mia e della sua generazione, quindi in realtà è il contrario, io ho avuto proprio un'esperienza totalmente diversa, sono molto più preparati, sono molto più aperti anche al dialogo, non c'è odio e basta. Il problema, secondo me, dei millennials che stanno su Facebook, io non lo apro più, ad esempio, perché è sempre una continua critica in negativo su tutto. Basta che scrivi una cosa, che era per Batman, mi sono letteralmente, ho detto basta, non le scrivo più qui, cioè non prendo più gli estratti delle recensioni o altro, non le metto più perché era proprio poco costruttivo come dialogo. Era un regista fallito, tra virgolette, che comunque non aveva fatto... cioè, che tutti sfoghi così, dicendo che non hanno capito un cacchio e che Matt Reeves ha sbagliato totalmente il film, senza poi, appunto, quel discorso che facevamo prima, no? Perché questa inquadratura è sbagliata per questo motivo, questo... Però non vuol dire... Ok, questa è una cosa che leggo tanto su Facebook. Questa questione dello scavalcamento di campo è una delle cose più stupide che si possono scrivere, per esempio riguardo a un film, se si vuole fare una critica, perché è una roba stupida. Però per questo l'avevo citata prima, perché su Facebook la leggo tantissimo, sono dicendo questa cosa è oggettivamente un errore, e ve lo dico io perché sono un professionista del settore. Mi sa che leggiamo lo stesso, cioè, probabilmente lo stesso, sì. Forse cambiate amici su Facebook. Forse sì. No, ma io infatti... Forse sì. Forse io userò una terminologia che abbiamo coniato noi, però magari non c'entra niente. Noi ci siamo scritti una sorta di differenza percepita tra critico e recensore. Ora magari non esiste perché sono due maniere di dire la stessa cosa. Però diciamo che... Io conosco prima persone che si definiscono recensori e non critici. Perché, come dicevamo prima, dicevi anche tu, Eva, questa ricerca del consenso, questa ricerca del like, questa ricerca della reazione forte. Cioè io devo far venire una reazione forte perché faccio venire più persone. Perché se io mi arrabbio e faccio una cosa estremamente grossa, chi è d'accordo con me è contento perché mi sono arrabbiato, e chi è in disaccordo con me fa più interazioni perché il fatto che sono arrabbiato lo fa stare ancora peggio. C'è una differenza, secondo te, tra queste due cose? Ci sono due ruoli diversi nella società per queste due persone, quindi il critico e il recensore? È un problema del metodo che abbiamo di comunicare adesso? Ma secondo me più che critico e recensore, cioè il critico lo penso più per la carta stampata magari, o comunque il recensore invece è quello più sui social, a livello proprio di... per questo discorso del consenso che stavi dicendo, anche perché dalla carta stampata, letteralmente dal quotidiano, tu non hai il feedback diretto dell'utente, no? Perché io me lo leggo, il quotidiano è al massimo impreco se da sola, e non è che lo scrivo o vado a cercare il recensore su, o il critico in questo caso sui social per insultarlo, mentre il confronto diretto che si genera anche dal web, perché comunque commenti sotto l'articolo, che possono essere sui social o meno, secondo me quello è un punto di vista diverso. Credo che la tipologia di critico appartenga più alla vecchia vecchia scuola, quella della carta stampata. Il recensore forse più online, ai social, credo. Secondo me c'è anche una differenza basata sul tipo di lavoro che poi uno fa, perché io vedo tanti
sul web tanti che fanno recensioni, appunto, ma poi purtroppo per i tempi che ormai sono tiranni dal punto di vista della capacità di uscire con la recensione di quel film, che tu hai 48 ore massimo, insomma 72, per poter dare un senso a quella recensione prima che sparisca nell'etere. Quello è un lavoro che è del recensore, mentre magari appunto quando Alò fa le monografie o fa le interviste, cioè è un tipo di approccio anche diverso, più a tutto tondo secondo me sulla cinematografia e su anche la storia del cinema. Rispetto è più a un approfondimento culturale, sì, che una recensione di per sé. Cioè, se fai solo recensioni, per me sei un recensore e potenzialmente cioè sinergo, va al cinema, va a casa, registra il video YouTube, ha finito, e quello è il suo lavoro. Poi però, mentre magari sotto tanti punti di vista io vedo il critico anche come un divulgatore cinematografico da questo punto di vista, cioè dare la capacità alle persone appunto di che farsi una cultura che poi gli permetta anche di formarsi una propria critica, però mentre il recensore ti dà solo la possibilità di riferirti a quello che ti sta dicendo e dire ha ragione o non ha ragione. Però la domanda è: il pubblico recepisce questa differenza? Perché no, secondo me nel pubblico non c'è questa differenza. Cioè alcuna parte del pubblico sì. Esatto, se è più specializzato, sì. Io ad esempio questa integrazione, allora la faccio con la storia del cinema, io facendo anche video interviste, almeno a livello online, a livello di video, cerco di integrare la recensione con quello, perché magari un argomento che mi ha colpito del film, riesco facendo l'intervista, ho la possibilità di parlarne con gli attori, e quindi da quel punto di vista io l'approfondimento lo faccio attraverso le parole dei diretti interessati, che poi possono essere comunque contrari o d'accordo con la visione che ho avuto, e penso che da lì si generi un altro tipo di interesse, no? E di approfondimento. In realtà il nostro lavoro è talmente vasto, cioè può essere declinato in talmente tante forme, che poi diventa riduttivo se uno fa solamente la critica fine a se stessa, che era quello che diceva Lò prima, no? Cioè io preferisco usarlo come strumento per arrivare a più persone e far arrivare un film che magari mi è piaciuto o magari un film che non mi è piaciuto anche. L'ho coniugato in questo modo, ma questa opportunità l'ho avuta grazie al web, non grazie alla carta. Ma invece avere una testata alle spalle, quanto è un'opportunità e quanto è una gabbia a volte? Allora, questo lo diceva Francesco prima era molto più forte l'impronta dell'editore editoriale, adesso è meno, quindi diventa più un'opportunità. Io appunto, essendo nata dal web, all'inizio non hai quella credibilità dai colleghi, soprattutto se vieni considerata la bambina, no? Cioè la più piccola, quindi nel momento in cui poi ti scegli una testata, ti chiama una testata come Il Messaggero in questo caso, cambia proprio radicalmente, perché tu facevi sempre fai sempre le stesse cose, però se hai il nome dietro è più altisonante, capito? Cioè io da freelance lavoro con Vanity Fair, con Il Messaggero, con Cosmopolitan, ma in realtà era lo stesso discorso che facevo prima, la stessa tipologia di lavoro che facevo prima, quando magari ho iniziato e non avevo delle testate forti. È più una questione di etichetta, tra virgolette, che altro. Poi è ovvio che magari appunto se ti chiamano significa che ti piace il lavoro che fai, e più vai avanti e meglio è da quel punto di vista, però penso che in questo momento sia più un'opportunità che una gabbia. Io volevo tornare su una cosa di cui stranamente non abbiamo parlato, forse perché poi Francesco si è inalberato e siamo passati a parlare di tutt'altro, perché Alò ha fatto Alò, dice. Esatto, Alò ha fatto Alò. Però una roba che secondo me è un particolare cruccio dei nostri tempi sono gli aggregatori di recensioni, Rotten Tomatoes. E io quando ero ragazzo, ero più piccolo, soprattutto per me contava tantissimo il voto di IMDb, tantissimo. Poi pian piano è diventato più importante. Però se ci pensi è proprio la cosa che ha meno senso. Però quello che volevo far notare, perché magari molti non lo sanno, è che in realtà sono due metodi di valutazione completamente diversi. Cioè il voto di IMDb è una media fatta su un voto che le persone hanno dato. Di gente a caso e poi c'è il Metacritic, che invece è una media basata sul voto che i recensori hanno dato. Rotten Tomatoes fa questa cosa che secondo me è sbagliatissima, perché la gente non capisce che funziona così. Quando voi vedete una percentuale fresh o rotten di Rotten Tomatoes, quello non è il voto da 1 a 10,
qual è la percentuale di persone che hanno detto film sì, film no, bello brutto, bello brutto, solo sì no. Sì no, quindi una persona può aver detto il film mi è piaciuto tantissimo per questo, questo, questo e questo, è binario, però secondo me non arriva al top per questo, quindi questo no, e quest'altro, quindi no, e quella è una recensione negativa per il sito. Ed è una roba che a me spaventa tantissimo, perché Rotten Tomatoes poi ti dà questa percentuale, ti dice ok, questa è la percentuale del film è bello, questa è la percentuale del film è brutto. No, fine. Ma infatti non ha senso. Tu cosa ne pensi, no, Eva? Così no. Cioè è una roba che... È diventato l'algoritmo di cui avevamo paura prima, no? Perché comunque se tu puoi esprimere la preferenza solamente dicendo sì, mi è piaciuto o non mi è piaciuto, non c'è la sfumatura da quel punto di vista. E quindi aspettate che devo staccare le cuffie, che si sono scaricate. Ok, adesso vi sento. E quindi da quel punto di vista diventa più problematico, perché poi effettivamente, no, in una società dell'immagine e della velocità di comunicazione attraverso i social, se tu vedi la foto di Rotten Tomatoes e dici ah ok, questo film non è piaciuto all'89% delle persone, non è che vai lì e pensi no, però è solamente un calcolo, non c'è la sfumatura da quel punto di vista. È complicato così, perché effettivamente non è, diventa talmente la, quello che dicevamo prima, l'instant critica, cioè una cosa che in realtà riduce un lavoro grandissimo di qualsiasi film a un giudizio un po' sommario. Quindi io sono un po' contraria al... Però involontariamente di influenza, perché anch'io seguendo le... Non so se state parlando, non vi sento? No, stiamo ascoltando. Ok, ho visto... No, appunto, seguendo magari anche sui social, quando apri Instagram e ti leggi Batman... 99%, ma questo è un discorso anche non legato strettamente ai film, ad esempio anche con i videogiochi mi viene in mente, certo, perché Elden Ring 10/10, poi vai a giocare, sì ok, bello, però magari c'ha dei difetti o delle... è un po' complesso, ma credo che comunque sia un male più che un bene leggere una percentuale del genere. Ma in questo, cioè in questo momento si inserisce il fatto che ormai il pubblico ha un ruolo nell'industria diverso rispetto a quello che aveva tanto tempo fa. Cioè prima noi eravamo spettatori e basta, invece adesso tu sei spettatore, ma poi sei anche parte attiva dell'industria, perché appunto il tuo parere unito a quello degli altri va a formare poi un parere che permette ad altri di fruire o meno di quel contenuto in base al fatto che sia piaciuto o meno alla massa. Più che altro perché è possibile analizzare il tuo parere in maniera talmente precisa da poterlo utilizzare. Cioè prima si poteva analizzare il tuo parere, però era talmente sommario da non poterci si basare per fare un'altra cosa. Invece adesso è un'analisi così perfetta di quello che tu pensi che io posso effettivamente prendere la tua opinione e dire ok, il prossimo film lo facciamo come dicevi te. Che poi sì, è quello che hanno fatto con Star Wars, per esempio, l'ultima trilogia. È evidentissima questa cosa di loro che proprio dicono vabbè, che cosa volete fare così, no aspetta un po' più così, un po' più colà, ed è uscita quella roba che se ci pensi hanno fatto Bandersnatch di Netflix, che segue quell'approccio, cioè che a me spaventa, perché poi loro hanno fatto quella roba lì che è molto divertente come esperimento, ma poi è anche diciamo futuribile come approccio al lo faccio con un campione di 5.000 persone, vedo quelle 5.000 come reagiscono e poi magari perché dici futuribile, ma zio? Ma è come succede adesso già. Sì, però cioè, molto meno ingegneristico. Porca miseria. Sì, è meno ingegneristico ad oggi, secondo me ce ne servono ancora una decina d'anni per arrivarci proprio a livello capillare, a scegliere la sceneggiatura. Ma è comunque automatico, sempre sull'algoritmo. Io mi è venuto in mente mentre stavate parlando di Sonic, che hanno dovuto cambiare tutto il personaggio proprio perché avevano ricevuto le prime critiche dal trailer, cioè sì, siamo arrivati a un punto in cui lo spettatore è talmente forte. A te quella cosa ti è piaciuta o no? A me non ha senso di approccio. Non ha senso, perché se la visione era diversa, perché doverla cambiare nel momento in cui tu, perché poi il pubblico deve andare in sala e pagare. Infatti poi è piaciuto tantissimo. Però poi quel caso, ad esempio Sonic, per me è uno dei pochi casi in cui penso meno male, perché era proprio brutto. Però posso dire, come l'hanno fatto, è una questione, però è diverso, nel senso un discorso, cioè, se oggi... che fai quella cosa con un film di Robert Eggers. Un discorso, certo, se lo fai con, cioè nel senso, Sonic nasce con l'obiettivo di compiacere lo spettatore, cioè più come tutto il cinema, però nello specifico non è intrattenere, è proprio compiacere, perché è diverso, è un prodotto blockbuster fatto per incassare dei soldi, esatto, per i bambini, e quindi in quel caso magari sai è quasi un vantaggio per loro, anche per il regista, che magari ha detto oh, ragazzi, lo sapete cos'è, famolo come dite voi, a me che me ne frega. No, ma ci sta.
Cioè, è lo stesso approccio. Se, adesso, se io quasi spero che facciano uscire il trailer di El Diablo, tutti no, di Sony, tutti quanti dicano: oh, ma questa è proprio una monnezza totale. Cioè, ci proprio che Piero Pelù totale. Guarda che ci hanno messo Piero Pelù perché ci hanno messo un rapper americano a fare il protagonista. Beh, è Piero Pelù, quindi è un famoso rapper americano. Maluma, chi è che lo fa? Sì. Cioè, e quindi c'è, cioè, io lì quasi cioè, secondo me Bad Bunny. Cioè, io spero che, cioè, da un certo punto di vista, io vorrei poter prendere Sony, la testa di tutte le teste di Sony, tra le mani e dirgli: ragazzi, perché? Cosa state facendo? Vi prego, lo stiamo vedendo tutti da fuori che fa schifo quello che fate. Fermatevi. Una questione di male minore. Cioè, vorrei avere la visione incontaminata dell'artista. A me piacerebbe sempre averla. Ma nel momento in cui tanto so che gli studios stanno comunque facendo questa cosa con un algoritmo, allora tanto vale che se la dovete fare con un algoritmo, fatevelo dire da me precisamente cosa vi piace, così non rischiate di sbagliare. È uno strano giro di male. Tu invece perché di pensi che minore la cosa di Sony che sia comunque male? No, perché, cioè, siamo, non so, ok, siamo d'accordo, questo film viene fatto principalmente per incassare, bellissimo, però è proprio qua il problema, secondo me, che in generale è una strada rischiosa e quindi e soprattutto a priori ci dovrebbe essere sempre una visione in chi fa un film, non è soltanto fammelo per incassare. Però se no, allora c'hanno ragione così. Quando c'ha ragione Martin Scorsese quando dice che i film della Marvel per 90% eccolo lì fanno cacare o sono un parco a tema. Allora c'ha ragione lui, perché ma poi no, però poi però diverso, poi dai, però l'hai dimostrato, però questa cosa lo dimostra, no? Cioè, l'attrazione fa poche persone perché non c'è la fila lì allo Universal Studios e quindi la cambio. Sonic non piace quando vede il trailer e quindi la cambio. Allora è giusto, allora è vero. Io penso che sia però, vero. Io però io in chat anche di è la dimostrazione, no? Che dicevi? Di quello l'hanno proprio sbagliato, ad esempio, perché hanno sentito troppo i fan, volevano farlo in un modo, poi non c'era il libro, eccetera, eccetera, hanno scontentato, cioè non è piaciuta quasi a nessuno come è finita poi, no? Come si sono giocati. Ma era facile. Ma infatti è proprio un presupposto sbagliato, cioè, secondo me non dovrebbe proprio, non ha senso. Ma fai la tua visione, cioè, esatto. Hai questa idea, vai fino in fondo con quell'idea, anche se è sbagliata. Star Wars, stesso problema, 10.000 cose, perché comunque il fandom di Star Wars voleva questo, poi voleva quest'altro, poi non gli stava bene, poi era troppo nostalgico, allora no, dobbiamo farlo in questo modo. Ma esatto. In realtà il problema è un po' tossico come rapporto. Cioè, ma infatti poi quando esatto. Mauro dice che i film... Mi piace questa definizione, questo concetto. L'amore tossico. Sì, che è proprio un rapporto tossico quello che si sta creando tra il cinema e lo perché spettatore. Perché è un continuo... Allora, io lo so per via di Insider, che non vi verrò a raccontare chi sono, ma le piattaforme di streaming che hanno gli algoritmi in grado di capire cosa piace alle persone, se tu sei Scorsese, se tu sei Guadagnino, a chi te pare, te fanno fare come te pare a te, perché comunque il marketing il nome, è basato sul fatto, esatto, quindi Scorsese può fare un film da 3 ore e mezza, non gliene frega niente a Netflix, ma se sei un regista esordiente o comunque che non ha l'attivo molto, alcune piattaforme sono in grado di dirti taglia qui, meno così, qua inquadratura più panoramica larga. A destra, sì, non sto scherzando ragazzi, cioè lo so perché me l'hanno raccontato, succede che ti dicano ok, nei primi 10 minuti, che è il momento in cui la gente decide se vedere deve il film succedere o meno, deve succedere questa cosa. E dato che non succede, non importa che poi tra 20 minuti il film è pazzesco, tagliamo. Ed è una roba spaventosa. Esatto, ma però vedete che poi noi mo quanto è che parliamo di cinema in live da 3 anni? 3 anni fa ci dicevamo, quando provavamo a approcciare questo argomento, ci dicevamo che in realtà no, ma non è vero che sta peggiorando, ma no, ma non è vero, sono i tempi che cambiano. Ragazzi, sta peggiorando. Sta peggiorando dato di fatto, perché questa situazione non è sostenibile e non porta un'evoluzione. Sta fallendo. Non è un'evoluzione positiva. Esatto, e c'ha ragione Alò, e me ne vado anch'io adesso. No, però dai, non è un'evoluzione però, positiva, è un'involuzione. A parte gli scherzi, per fare della critica seria anche a livello di business, poi vende. Non sta pagando per adesso a Netflix, ad esempio, che è l'unica realtà, secondo me, che ad oggi ha la possibilità di dimostrarci
non avendoci dietro mega colossi come HBO Max che c'ha Warner, si è comprata Discovery adesso, Warner. appunto, come Disney che c'ha Disney o come Prime Video che c'ha Amazon, che qui hanno le spalle coperte e qualunque cosa fanno tendenzialmente stanno sempre in piedi. Ma sì, Netflix invece è l'unica che è da sola e ad oggi si sta cominciando a inceppare il meccanismo perché a forza di produrre costantemente cose e non tirare mai fuori poi effettivamente, cioè di sempre non meno andare a cose selezionare e interessanti, non andare mai forse a capire qual è l'effettiva chiave, ma semplicemente a dare alla gente quello che vuole, poi la gente si stanca. esatto. Io posso chiederti una cosa, Eva, che non c'entra E niente, poi che... andiamo al esatto, perché sondaggio. tanto poi questo argomento secondo me poi è relativamente sterile. Io c'è una cosa con cui non riesco mai a fare pace quando si parla di critica, ed è il concetto del decidere se rinchiudere un film all'interno di una propria nicchia o meno, nel senso paragonare Goodfellas con Captain Marvel o no, nel senso sono due film fatti per avere due obiettivi diversi, però per esempio una cosa che a me fa sempre venire un piccolo brividino lungo la schiena quando la sento è cinema di puro intrattenimento, una cosa che a me fa venire voglia di spararmi in testa, perché per me tutto il cinema è di puro intrattenimento, però effettivamente che fai? Cioè, tu come ti poni di fronte a questa cosa? Beh, io considerate quando ho iniziato, cioè tuttora sono così, vado sempre, io sono per il cinema pop, che già è brutto dire così, perché per me il Certo. cinema mi piace tutto, pop, indie, tutto quanto, però mettere in categorie non, è semplicemente una questione di marketing, perché questo film è per famiglie, che vuol dire? Perché se me lo guardo da sola non me lo posso vedere comunque, oppure i film della Marvel sono appunto di puro Puro intrattenimento, Sonic intrattenimento. è solo perché ama i videogiochi, no! Cioè, no, dividere i film in categorie, non, in categorie assolute, diciamo, non giova né al film né allo spettatore. Il problema è proprio una questione a livello di marketing, perché me lo devi settorializzare, devi usare l'algoritmo, tra virgolette, anche lì, e incanalare il pubblico verso una visione o rispetto a un'altra. Però, no, non mi piace, cioè, a me piace, per me il cinema è cinema, Però tutti i serve film. anche, Però tu quando... serve No, ma la anche, domanda la è quando critichi... categorizzare ti Però, serve. delle però il caso di Drive, ad esempio, l'avevano catalogato come Fast and Furious. La Ammazza, gente è andata in pazzesco. sala e Davvero? Non sapevo tirava io sui questo. popcorn allo schermo. C'è una mia amica che ci è andata e mi ha detto c'è gente che si è alzata pensando di Ma trovare Fast and Furious perché il trailer ti portava verso quella direzione. Quindi delle volte è anche sbagliato, no? Infatti serve farlo bene. Poi è ovvio che se tu mi vendi un tiramisù come un primo salato, io lo prendo e te lo tiro addosso. Però di base, se mi dici è un dolce e funziona, ad oggi, visto che il Però mercato è Drive, pieno di come roba lo categorizzi? costantemente, tu hai bisogno di categorizzare Drive è per indie dare pop, una... è sì. indie che però Sarebbe la abbraccia moderna l'indie A24, è quello che ormai è pop. diventato cinema Esatto. A24. È pop Oddio, cos'è? da Che prima non c'era festival. nessuno. La A24 è una società di produzione che fa tutto un certo tipo di cinema indie che però è diventato pop. Guarda, stanno al cinema Joker. come... E No, no, coso? è quello no. Eggers è Eggers. A24 Sì, stanno che al cinema come Calcutta esatto, lo Talamusica, stavo è dicendo proprio proprio questo Calcutta, non mi concetto veniva il qui, nome, esattamente. è l'indie Un saluto a fichetto. Calcutta, Tommaso anche Paradiso, per noi abbiamo la nostra querela. sì, esatto. Tommaso Ciao, Paradiso, anche ti perché saluto. paragonare Calcutta a Tommaso Paradiso Beh, penso che uno dei perché? due abbia Ah, i due rosicato. giornalisti I due forse, giornalisti. quelli di prima di Pamplona, i due giornalisti prima di Pamplona, va bene, noi siamo a posto. Non so quanto sia Vabbè, contento sì, ad Eggers, che esempio lei Drive è paragona stato... dei Aspetta, scusami, giornalisti. Eva. No, dicevo Drive in quel senso è stato proprio il primo perché appunto non c'era A24 da quel punto di vista, ma non c'erano... È un po' il film, io li chiamo i film del Sundance, pure Sì. Trash è così. Sì. Cioè, attori pop, come in quel caso, vabbè, Ryan Gosling, qui Sebastian Stan con Fresh, C'era anche uno ti Oscar portano un Isaac certo... giovanissimo, giusto, A in Drive sì, Drive. è e c'è Carey Mulligan anche, no? Sì, Loro tre. sì, sì. Però ecco, ti porta a un certo tipo di pubblico per gli attori, per le tematiche, è indie perché è comunque una produzione indipendente, e poi c'è tutto l'aspetto pop, che per me Che sono i sono i film, io cazzotti in preferisco, faccia. cioè, Certo. sono i miei preferiti quelli, No, però ma io pure. sono pochi, Io mi ce ricordo ne quando sono sono tanti. uscito dalla sala, che quando sono andato a vedere Drive ero sconvolto. Però io ricordo di aver Cioè, letto sconvolto però io ho letto la positivamente. sceneggiatura. Già non si vede, ma qua sono tutte locandine di Ah, Drive, con le ok. Paramount di Drive. Però quelli sono dei film particolari perché io quello è per quanto simile, ma completamente un'altra cosa. John Wick, se tu leggi le sceneggiature, sono film Che c'è scritto? che Bang, 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 più o meno bang, bang, sì, no, bish, nel bish, senso sono bang, film bang, che bish. sulla carta erano dei generici
film e poi lo sono veramente. E che poi è arrivato Refn e decide di far stare tutti zitti per l'intera durata del film e toglie tutte quante le battute e diventa quel tipo di film lì. Così come invece David Leitch legge la sceneggiatura di un generico film con Jason Statham, che era John Wick, e dice ok, però ci metto la mia maniera specifica di combattere e diventa John Wick. Cioè sono quelle cose molto particolari che becchi quando c'è questa congiunzione astrale. Che bello, dovrebbero capitare più spesso. Vero. Mi capita un po'. Allora ragazzi, siamo arrivati alla fine, no, vivi, perché sei andato via prima, esatto. di questa nostra live del martedì, e quindi è arrivato il momento del sondaggio. E il sondaggio, facciamo un recap delle cose da votare. Abbiamo la passata di pomodoro, ma purtroppo era un pomodoro, una passata, che però purtroppo per colpa di Gianni è diventata una pagliacciata questa cosa del sondaggio. Quindi poi nel caso metterai lì la passata di pomodoro. Poi abbiamo l'euro di Francesco Lo, che stava a significare il rapporto che c'è comunque tra il fatto di essere... Lui che voleva dire il fatto di essere pagati in quanto critica, il fatto che è un lavoro, e quindi, esatto, però meno soldi ci sono, meno è la qualità di meno sono lavoro. Pagati, è più facile che lo facciano tutti, e quindi poi è più difficile che la critica sia sensata. Eva che ci ha portato il taccuino con la matita, perché è quel momento durante, lei l'ha riportato a quel momento durante la visione del film, dove poi riusa la carta e la penna. Mai aspettato, cioè effettivamente, e io ho portato lui, e tu hai portato Egon. E Adriano, e io non ho portato niente, non ho portato niente. Sai, invece devo dire, no, questa cosa della carta, io due volte mi è capitato di essere invitato a fare la giuria in dei festival, effettivamente c'ha senso. Ma io non capisco al buio come c'ha senso scrivere. Beh, come scrivi delle frasi con il cellulare, noi ce lo imbustano, tutte le volte c'è la security con la lucetta, appunto, che non lo puoi usare. E quindi come fai? Quindi, ti riporta un po' a... Quindi via il sondaggio, sì. Però aspetta, dato via il sondaggio, così, stavi dicendo? Volevo capire come si fa a scrivere al buio, è una cosa difficilissima. No, ma per me è anche una cosa stranissima l'idea, cioè nel senso, io vedo un film, lo assorbo, esco e ne parlo. Effettivamente l'idea, mentre lo stai vedendo, di doverti prendere del tempo per fissare un... Vabbè, io scrivo delle brevi frasi, mi ricordo, scrivo delle parole. Però che schifo! No, per ricordare, per fissare delle cose magari particolarmente che ti hanno colpito, cioè, tipo, in negativo o in positivo. Ma tu che cosa scrivi? Cioè, nel senso, io ad esempio, dovendo fare le video interviste dopo, la maggior parte delle volte, magari mi segno delle sensazioni su, oppure una frase che mi è piaciuta, un argomento che tocca in quel momento, magari vado come fanno i traduttori, no? Che c'hanno dei segni, no? C'hanno dei segni vicino. Stavo per dire una cosa, ma non ve la posso dire perché era con l'embargo, mi sono fermata tempo in tempo, l'ho appena fatto, che era proprio, ho detto no, non ve lo posso dire. Però no, in realtà, oppure magari mi viene in mente una domanda. Infatti il problema di chi fa questo lavoro, io non riesco più a vedere i film, è per quello che poi per staccare non guardo film, perché altrimenti ogni due secondi viene in mente, vedi però questa cosa, se poi la prossima intervista è, gli chiedo questo. Oppure vedi, quando scrivo la prossima recensione devo saltare questa parte, oppure questo aspetto mi è piaciuto di meno. Quindi non stacchi mai. Tu hai perso, hai perso la capacità, diciamo, non so, la capacità di essere spettatore puro, non ce l'hai più. Sì. A meno che non l'ho già visto il film e me lo vado a rivedere. Questo è un po' un peccato, è brutto, diciamo, lo soffrite. È l'unico aspetto negativo del lavoro, o uno degli aspetti negativi, come direbbe Francesco, perché non dice nessuno di più. Per l'altro me è che non vi pagano abbastanza, esatto, immagino, per lui. Quello sì, però quello per tutti. Però ecco, no, è più una questione che ormai per me è diventato lavoro, ma è un lavoro che mi piace, quindi non è che mi dispiace da questo punto di vista, però non riesco più ad avere una visione da spettatore, entro in sala, mi guardo un film e me lo godo e basta. Ok, certo. Quanto manca alla fine del sondaggio? Io non lo vedo. È finito quindi il sondaggio? Quindi no, non è finito il sondaggio. Non è finito, manca. No, manca ancora, che il nostro Giacomo lo fa da circa un quarto d'ora il sondaggio. Non riesce a farlo dei due minuti, come gli abbiamo detto 192 volte. Tre minuti. Senti, adesso facciamo a innervosire a Eva. Dei film e consigli. Consigliaci dei film. A parte Drive, perché adesso io qui lo dico, qui lo nego, no. A me Drive non mi è piaciuto. No. È vero. A me Refn a me
ha il raro potere di, lo dirò in termine tecnico cinematografico, abbuffarmi le palle. Ma no, io ho visto, okay, io ho visto Refner, tutto, ma non Drive. Too Old to Die Young. Ma che c'è? Ecco, lo sapevo, guarda, ma a un certo punto è banale, a un certo punto stavo lì e dicevo adesso io finisco di vedermelo perché così io posso dire l'ho visto tutto e posso andare da Ref quando lo incontro e dargli un pugno. Guarda, perché non ti sei visto Ma secondo God me ce le prendi da Ref, eh? No, no. È alto. Sì, alto. Sì, sarà pure alto, però io altro, momento, ho visto tutto tu dai Young. Momento incredibile. Io la prima esperienza, un'anteprima di un film, l'ho fatta a Roma, grazie a Francesco Lo, a vedere Drive alla Casa del Cinema con Ref in sala. Quindi per me, cioè, io mi sono trasferito a Roma vedendo Drive, quindi devi andare via. A me non, a me annoia. C'ho l'autografo di Refn sul booklet. A parte dopo aver capito Drive, che Marco Cioni non ci capisce un cazzo. Cosa vuoi? Ah no, è perché è finito il sondaggio. Ma poi lo leggiamo. Voglio almeno due, tre film. Di recenti. Sì, recenti. Io non ero, non sono preparata. Ah, vabbè, sono normando, stanno parlando tutti il capolavoro. Il Normanno. The Northman. Ah, ok, no, The Northman. Ecco, ad esempio di The Northman io soffro tantissimo la violenza, no? Poi dici ti piace Refner, sì. Perché in realtà la violenza che usa Refner e quella di The Northman sono simili, sono funzionali alla narrazione. Ed è interessante vedere, perché non tutti sanno che poi l'Hamlet deriva da una, in realtà, un mito norreo, e quindi quella è la storia originale di come poi è nato, diciamo, tutta la storia. L'hai visto te? Tu l'hai visto? Sì, sì, l'ho visto. Ne vale visto la pena effettivamente? Sì. E vale la pena anche in sala. Ma è tanto horror? Ma non è horror, no. Guarda, i suoi precedenti erano un po' horror, io soffro. Io soffro, no, non è, è più sulla follia che ti porta comunque... Perché a un certo punto Hamlet è come, facendo una citazione al Trono di Spade, è come Arya Stark, non fa altro che ripetere quello che deve fare, quindi è un po' ossessivo compulsivo, no? Devo uccidere questo, devo fare questo, devo uccidere questo. Devo... Per vent'anni fa si vede proprio che cresce su quella mania e su quella follia, ed è bello perché poi nel momento in cui quella follia viene meno, perché viene meno uno dei pilastri di questa litania che si ripete continuamente di dover fare, è bello vedere la reazione del personaggio. Ovviamente non vi faccio spoiler. Ma perché, per farvi capire, ad esempio, io ho visto l'altro giorno, madonna, no, lo posso raccontare io, ti prego. Allora, facciamo il come cazzo hanno fatto su un film molto interessante, Last Night in Soho. Vediamo solamente la scena del ballo in cui Anya Taylor-Joy e Thomasin McKenzie si ed è di Edgar Wright, che io amo come regista. E quindi Marco, che non può vedere film horror perché si caca in mano anche solo a vedere un boo, va a casa e si guarda Last Night in Soho non sapendo che è un film horror. E sì, a un certo punto è diventata una cosa che io tipo, ma perché sta succedendo questo? Ecco, Last Night in Soho anche in effetti è molto figo. Però non è proprio recente, perché è uscito, l'abbiamo visto a Venezia. No? Ci sono rimasto malissimo, che era sempre bello. Più ansiogeno, sempre che più... Bello. Vabbè. Ragazzi, siamo arrivati alla fine, il sondaggio si è concluso e vince Eva, perché è di grande lunga stacca gli altri oggetti con il 56, mi pare. E adesso devi darci la tua penna e il tuo taccuino. In teoria dovresti mandarci o portarci la tua penna e il tuo taccuino, che tu dove stai, a Roma? Qua... nella nostra scenografia. Dai, vieni a pranzo, magari potrebbe diventare ospite di un format, di un come cazzo hanno fatto un giorno, che ne so. No, lei, tu li conosci, hai mai visto come i nostri format di merda? Ah, vedi, lei no, volentieri. Noi non facciamo critica, hai visto? Facciamo i format e quindi diciamo alla gente come siano fatte le cose, senza dare opinioni di solito. No, tu non ti sbilanci mai. Io non mi sbilancio mai, tranne per Ref. Vabbè ragazzi, siamo arrivati alla fine, è stato molto interessante. Dai. Ringraziamo. Abbiamo imparato di essere, che siamo tutti fascisti. Un pochino, tranne Francesco Lo, ma un pochino in realtà lo siamo tutti. Francesco Lo è l'unico. Esatto. Tutti. D'altronde comunque la deriva del mondo. È giusto combattere però questa deriva. Vi ricordo che questo venerdì esce l'episodio di come cazzo hanno fatto insieme i The Giacca. Wow. Parliamo Fabio e Ciro. L'episodio è stato cercare di fermare Ciro nel chiedere cose su Mission Impossible. Ah, okay. E c'è anche una cosa molto divertente, a me fa riderissimo, ovvero che Fabio a un certo punto gli viene detto Henry Cavill e capisce Lally Kelly. E da quel momento in poi è Lally Kelly. Chiama Henry Cavill Lally Kelly. Quindi come cazzo hanno fatto con i The Giacca questo venerdì. Oggi è uscito
il documentario su Sio di Matteo Bruno Canesecco, andatelo a vedere. Eva, adesso ti mandiamo il link, così poi te lo vai a vedere e mi dici che cosa ne pensi. La critica, va bene, sono molto interessato. La critica, certo, però poi fatti i cazzi tua, insomma. No, poi, cioè, se non ti piace, esatto, non rispondere al messaggio. Esatto. Se ti piace, esatto, mandi un messaggino. E quindi niente, ci vediamo venerdì con la puntata a tema news. Si parlerà sicuramente del processo, no, del processo di Johnny Depp. Tanto sono tre settimane e si parla solo di quello. Si parlerà di El Diablo e della Sony, di Will Smith si parlerà, perché secondo me è appena mi era dato la notizia che è entrato in sala da una pizza a Johnny Depp. No, ha fatto un viaggio al tribunale. Al tribunale. No, adesso che avete letto, è partito un viaggio spirituale in India. Sì. Vabbè. Guarda Eva come è contenta. Sì, sì, infatti. Come dice Jada Pinkett Smith, bisogna fare della guarigione. Bisogna fare della guarigione. Grazie a tutti, grazie. Buona guarigione, grazie, ragazzi. E la pizza non è arrivata comunque. Oggi niente, cioè, siamo neanche preoccupati. Se non la mandate voi non arriva ormai, nel senso. Ma avete fatto venire fame, vado a mangiare anch'io. Ciao a tutti. Ciao ragazzi, ciao. Pizza e Cinema, il podcast in cui mentre aspettiamo la pizza parliamo di cinema e serie TV.